noi in arte Gallians. Ciao Gallians. Buonasera, bentornati a tutti quanti. Allo Stream Deck avremo ovviamente il nostro buon Alessandro Pietracatella, che è ormai un abitué del giovedì. Ciao Bendy. Ciao a tutti, buonasera. Mentre la grande novità sta dietro le quinte, infatti come direttore di gara non avremo né il consueto Marco Luconi né Andrea Badolato, ma l'inedito Hiroshi, che ci darà anche una mano in telecronaca all'occorrenza per ottenere una live ancora più di qualità e per gustarci al meglio questo Gran Premio. Ciao, ciao Raffaele. Buonasera, non la lascio più l'Austria, responsabilità questa sera. Dopo il successo della Pro, ovviamente sappiamo tutti quanto ti sia caro questo circuito e non vogliamo tirartene via, non vogliamo che finisca questa tua festa, quindi ti vogliamo anche con noi questa sera. Mentre al momento siamo all'interno delle qualifiche con un Villeggio detentore del record attuale con un primo 0.47, solamente 13 millesimi inferiore al tempo fatto segnare la SDEM, un 0.47117 che è valevole per la seconda posizione, ma in virtù delle caratteristiche del circuito austriaco tutti i piloti sono racchiusi in poche frazioni di decimi. Ovviamente l'estrema riduzione di quelli che sono i chilometri presenti qui in Austria fa sì che questi distacchi siano estremamente ridotti. Dici bene, 10 sono le curve che caratterizzano questo circuito, una in realtà è una falsa curva, ovvero curva 2, che sarebbe in sostanza un rettilineo che porta su verso la salita di curva 3, e quindi è molto difficile fare la differenza e anche le scie in gara potrebbero dire la loro. Scie che potrebbero essere anche efficaci nella fase di qualifica, infatti vediamo che sia Ganu che Dileggio potrebbero approfittare di questo fattore, come le due McLaren di Lopez e SDM, ma lo stesso anche le Ferrari, proprio in virtù di questi rettilinei che occupano la maggior parte del tracciato. È un tracciato piuttosto ridotto, con credo poco oltre 4 km di lunghezza, in cui i rettilinei praticamente la fanno da padroni, e potrebbe essere un'opzione da tenere in considerazione in quella che era fase di qualificazione, soprattutto magari per quanto riguarda la lotta al vertice, che vede due contendenti di Legge e G-Sport, separate anche in questo caso da pochi centesimi di secondo, ma in campionato questo distacco, come abbiamo riassunto poco fa, ammonta a molti più punti di quanto non siano visibili in questa parziale classifica delle qualifiche. Siamo on board invece con Marco Gano, che si trova a livello di curva 7 e poi la 8, una chicana velocissima. Al momento il pilota Williams si sta migliorando e al di sotto del proprio tempo, lui che si trova in quarta posizione, un inizio di stagione non proprio brillante, poi è riuscito a metterci una pezza con il seguire delle gare ed è riuscito a migliorare quella che è la sua posizione in classifica. Al momento rientra ai box, quindi deve forse aver commesso qualche piccolo errore nella percorrenza del giro, mentre Dileggio fa sfidare la migliore prestazione nel primo settore, uno 16-0, di poco non abbatte il muro dei 16 secondi, mentre anche Z Pro Mauro sembra migliorarsi in maniera sostanziale all'interno del settore centrale, quindi vedremo un ottimo crono messo a tempo anche dal secondo pilota Ferrari, mentre Dileggio riesce a migliorarsi nel T2, ma non a matchare quella che è la migliore prestazione appartenente a Z Pro Mauro, che viene abbattuta in questo istante da G-Sport, che la migliora ulteriormente scendendo sul 28-8, quindi va ad alzare nuovamente l'asticella di Giorgio Ferrari, che si vuole togliere da questa terza posizione, che sarebbe comunque un ottimo piazzamento qua, ma qui in Austria ovviamente è meglio partire dalla prima fila in seconda posizione. Arriva adesso il traguardo G-Sport, ma non migliora quella che è il suo tempo in qualifica. Credo che Dileggio abbia abortito il proprio giro, anche perché ha avuto dopo il primo settore molto veloce due intertempi abbastanza lenti, la batteria alla fine del giro era praticamente piena, quindi si riprova adesso. Mentre SDM adesso che si mette a dettare il passo, un primo 0.46, il primo pilota ad abbattere i 7 decimi per quanto riguarda il riferimento cronometrico, fa di meglio addirittura Metrano, un primo 0.4637 millesimi al di sotto del tempo appena fatto seguire da SDM, dunque vintano la prima fila la Alpine di Mattia Metrano e la McLaren di SDM. Dunque Dileggio perde due posizioni nel giro di pochi secondi. È veloce. Due Fucsia per Dileggio nel primo e nel secondo settore, gli viene tolto quello nel secondo settore da parte di Manuel Juve. Gli stanno migliorando molto velocemente i vari piloti all'interno di questa fase, anche perché sappiamo che nelle fasi finali di questa qualifica verrà a piovere, quindi tutto è messo in bilico. Dileggio transita sul traguardo, un primo 0.45, migliore prestazione in qualifica, si mette a dettare il passo, scende sotto il muro dei 6 decimi e regala questo un primo 0.4566 ai tifosi austriaci. Vedremo quello che saprà fare G-Sport, che nel frattempo è tornato in box. Anche Manuel Juve è iniziato a piovere, quindi questo potrebbe essere un grande match point per quanto riguarda Dileggio nella sua fase di qualifica. Manuel Juve è transitato sul traguardo, un primo 0.46, si piazza in quarta casella. Sarà adesso veramente molto dura per i vari piloti riuscire a migliorarsi, solo forse coloro che sono attualmente in un giro valido potranno far pesare qualche decimo sul traguardo, ma vedo già che le gocce piovono con una certa insistenza, quindi sarà veramente molto complicato adesso, quasi impossibile. Sì, forse Giovi, ma Giovi si trova al momento credo abbia abortito, no, sta ancora girando ma non so se si sta migliorando, no, tempo alto nel secondo settore, quindi probabilmente tutti quanti i piloti alternano bandiera bianca,
e quindi vedremo 7 minuti di qualifica pressoché inutili, in quanto dal tracker sembra che in gara non dovrà piovere e quindi sarà inutile girare in condizioni di bagnato, sarebbe soltanto rischioso per prendere eventuali penalità in caso di collisioni fortuite, dato che appunto abbiamo una gara con il sole più che splendente. La pista si è bagnata con una velocità impressionante, il DRS è stato disabilitato veramente dopo pochi secondi che abbiamo visto le prime gocce cadere sul tracciato del Red Bull Ring, quindi questo ha reso vano ogni tentativo di qualifica, come abbiamo già detto, tutti i piloti stanno rientrando in box. L'unica cosa che può variare questa pioggia anticipata in qualifica è il numero di gomme utilizzate dai piloti, che però è pressoché lo stesso per tutti. Tutti hanno utilizzato almeno due treni di gomme soft, se non erro, forse qualcuno se ne è tenuto uno da parte, ma in gara dubito che cambierà in maniera sostanziale gli equilibri, in quanto tutti comunque potranno disporre di un treno di soft nuove, e che quindi, in base magari a quelle che potrebbero essere incognite come safety car o virtual safety car, qualcuno potrebbe più o meno approfittarne di altri, ma questo sarebbe accaduto anche in condizioni standard. Nonostante qui, comunque, il buon Raffaele ci diceva che vengono usati molti treni di gomme in qualifica proprio in virtù di quello che è il tracciato, che è molto piccolo in termini di chilometraggio e che quindi permette di fare molti più giri lanciati rispetto a quanto non consentono altri tipi di circuiti. Sì, un'altra variabile potrebbe essere il carattere dei piloti. Adesso hanno 7 minuti per sbollire oppure per, tra virgolette, festeggiare il proprio risultato. È importante non perdere la concentrazione perché in questi casi in cui non ha senso più uscire ci vuole un attimo a innervosirsi, a deconcentrarsi, devono tutti quanti rimanere perfettamente in linea con quella che è la mentalità giusta e non devono sgarrare di un millimetro, perché sappiamo, soprattutto in una categoria come la Master League, come ogni dettaglio potrà fare la differenza. E proprio in questo momento vediamo in grafica la classifica provvisoria dopo 8 round conclusi all'attivo, con J-Sport a quota 146 mentre di legge quota 117. La differenza tra i due, oltre alle lunghezze accumulate fino ad ora, è anche il numero di gare completate, due ritiri per di legge che hanno fatto sì che proprio che J-Sport si allontanasse ulteriormente in classifica. Di legge oggi ha fatto il suo, si è messo lì davanti in qualifica sapendo di avere pochi tentativi a disposizione, sapeva di dover fare meglio di J-Sport, almeno piazzarsi davanti allo stesso pilota ferrarista. Forse non si aspettava che Jay capitolasse in quinta posizione e che quindi potesse avere un vantaggio così grande lo spegnimento dei semafori, ma comunque sa che adesso dovrà capitalizzare al massimo questa sua pole position e puntare assolutamente alla vittoria quest'oggi, perché non ci sono altri risultati consentiti, anche perché se calcoliamo un arrivo praticamente sempre in seconda posizione da parte di J-Sport, ecco che di legge recupererebbe 7 punti a manche, e considerando i 29 di differenza gli servirebbero 4 gare per riacciuffare quello che è il leader della classifica, e ricordiamo che il round totali quest'anno sono 18, quindi se oggi incorriamo nel nono, ecco che lui raggiungerebbe J-Sport intorno al 12°-13° round e assisteremo agli ultimi 5 round di fuoco. Comunque non ha nemmeno molto tempo di legge per andare a recuperare questo ritardo abbastanza importante in classifica. Vedo che stanno uscendo alcuni piloti invece a girare un pochino col bagnato, probabilmente per prendere un pochettino di feeling. Non so quanto questo possa essere effettivamente utile a loro, perché sono condizioni che, salvo clamorosi colpi di scena, non vedremo in gara, però probabilmente anche soltanto per fare qualche giro in più qualcuno ha deciso di montare gomma intermedia e riuscire a fare qualche giro, per quanto sappiamo che questi qua saranno dati non veritieri, perché queste condizioni qua in gara, appunto, come detto prima, non ci dovrebbero essere. Ma tu che ne pensi di uscire adesso con questa pioggia? Potrebbe magari far sì che ci sia una variazione dello stile di guida una volta che si vada in gara e ci siano le condizioni da asciutto? Magari potrebbe influire negativamente sulla prestazione? Magari mi abituo alla condizione di bagnato, guido in maniera più prudente, faccio tutti gli accorgimenti del caso e poi una volta che torno in quelle che poi saranno le condizioni di gara e quindi asciutte, magari mi ritrovo un po' svantaggiato rispetto agli altri, non riesco più a riadeguare così velocemente il mio stile di guida e questi chilometri, che adesso sono ovviamente inefficaci e fini a se stessi, semplicemente per la soddisfazione di girare in pista, alla fine in gara potrebbero rivelarsi controproducenti. Ma guarda, ci sono due facce della stessa medaglia, perché da un lato, come dici te, lo stile che si ha nella pioggia, sotto la pioggia, è totalmente diverso rispetto a quello dell'asciutto, bisogna essere molto più prudenti col gas. D'altro canto è importante riscaldarsi, è importante rimanere caldi, quindi chi rimane ai box avrà una pausa di circa 10 minuti, mentre chi invece adesso è in pista questa pausa ce l'avrà di 3-4 minuti al massimo,
Quindi sì, se da un lato magari ci vorrà un attimo per prendere il feeling, però per quello c'è anche il giro di ricognizione, d'altro canto gli altri avranno magari uno stile migliore sin da subito, ma sono piloti tutti quanti molto veloci, non credo che ci metteranno tanto a cambiare il proprio stile di guida anche quando ritornerà asciutta la pista. E adesso siamo on board praticamente con Flaminio, la videocamera televisiva, quella esterna, mentre vediamo l'on board dall'abitacolo, dalla postazione del buon Luca, che si trova a guidare in maniera totalmente spensierata, infatti non ha bisogno di essere preoccupato o di metterci eccessivamente una foga agonistica. Lo vediamo danzare su quelle che sono le strade austriache, si trova adesso a livello della 10, ultima curva presente su questo tracciato, che poi mette verso quello che è il traguardo. Per quanto riguarda invece la strategia, non abbiamo particolari sorprese, Ale. Abbiamo, si fa praticamente una scelta a una sosta o a due soste qui? Ci si uniforma più o meno su quelli che sono due o tre spinte? Sì, diciamo che per quanto riguarda la gara della Pro, c'è stata la pioggia a interrompere il tutto dopo pochi giri, quindi è stata una strategia un po' strana, se vogliamo. Però sì, diciamo che come al solito ci potranno essere o una o due soste, come più o meno accade nella Formula 1 reale. Sarà anche importante rientrare nel posto giusto in caso si volessero fare due soste, perché sappiamo come soprattutto in questo circuito i trenini con il DRS possono essere molto vantaggiosi, soprattutto su questo circuito qui, nella quale troviamo, come hai detto tu prima, tre zone DRS praticamente consecutive, quindi scia e DRS fanno guadagnare tanto tempo ad un pilota, e potrebbero esserci piloti nei trenini che magari ne hanno anche di meno rispetto ad altri, e che appunto perdendo questi vantaggi potrebbero andare un pochino più in difficoltà rispetto ad altri. In apertura forse vi è nata anche questa notizia, Von Sdam, che adesso occupa la terza posizione, ha raggiunto la sua prima vittoria in Master League sfruttando una penalità che è stata inflitta a J-Sport per 46 per via di un contatto occorso nella gara di Silverstone, quella di tre settimane fa. Dunque anche lui è entrato adesso di diritto nell'albo d'oro della Master League, nell'albo dei vincitori. Vedremo se oggi, motivato maggiormente da questo raggiungimento di questo risultato, potrà fare probabilmente una grande gara come quella che abbiamo visto in Gran Bretagna. Difatti lì aveva strappato la pole position e a lungo aveva tenuto botta prima di Legge, poi anche allo stesso J-Sport, fino a poi arrendersi di fronte ad una prestazione veramente clamorosa da parte di Jay, che rifilò parecchi secondi al suo primo seguitore, che fu proprio Sdam. Credo che il distacco totale alla fine ammontasse a più di 10 secondi, quindi veramente tirò fuori un coniglio dal cilindro clamoroso, una prestazione encomiabile quella di J-Sport. Ma oggi siamo in Austria, oggi siamo in tutt'altro scenario, siamo accolti da quella che è la pioggia austriaca in questo momento, che poi scomparirà per dare spazio al sole di domenica, quando manca praticamente un secondo, quando anzi è terminato il tempo a disposizione per la sessione di qualificazione. Vediamo come tutti i piloti, ovviamente, che fossero rimasti ai box abbiano concluso la propria sessione di qualificazione, che era da considerarsi tale già parecchio tempo fa in virtù della pioggia presente sul tracciato. Lopez che rientra in questo istante, attendiamo poi il transito sul traguardo da parte di Flaminio e Sdam per decretare ufficialmente la fine delle qualifiche, di capitolare quella che è la classifica finale di quest'oggi, poi ritrovarsi in gara e andare a seguire quello che sarà l'avvio del Gran Premio austriaco, che rappresenta il nono round su 18 previsti della Master League. Quindi siamo praticamente arrivati a metà stagione con una situazione in classifica che abbiamo già visto e rivisto in precedenza e che necessita di un cambio radicale da parte di Di Leggeri davanti, che un po' incolpevole si ritrova con un distacco veramente quasi incolmabile, un distacco piuttosto importante dalla vetta, che tuttavia può essere ritrovato, può essere diminuito e potrà regalarci anche una buona battaglia per il titolo nelle fasi finali di questo campionato. Ma mai dire mai, oggi Legge sa bene qual è la sua missione, J-Sport anche egli sa quello che deve fare, deve limitare ovviamente i danni, deve cercare di finire il più alto possibile per evitare di dare troppo respiro a quello che è il suo rivale diretto in campionato. I due si conoscono bene, sono stati compagni di squadra già nelle stagioni passate di Master League, nella scorsa stagione della Master League, entrambi alla Ferrari. Quest'anno invece si ritrovano da rivali, l'uno in Williams, l'altro sempre in Ferrari. Questa è la classifica dopo le qualifiche, l'abbiamo già vista con Di Legge che strappa l'ensima pole position dell'anno, Mattia Metrano che insegue, terza posizione poi per Sdam, e quarto una buona sorpresa da parte di Manuel Juve, che dopo l'esordio Silverstone ripete quella che è la sua striscia positiva di risultati. Noi ci vedremo tra poco per l'inizio del nono round della Master League. A presto! Ci sono, arrivo, eccoci qua! Ciao Da Roberto! E allora, state bene?
oggi vi faccio spendere qualche cosa. Ci vuole un qualcosa di forte, bene? Questa è una proposta sua. State ben attenti. Un prodotto unico e bello. Lo senti? Ti dà i brividi. Ti dà gioia. Questo prodotto è... è una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 39, 20 euro. È resistente negli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati Aldo, soffermati su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, vi veste, fa abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, anti invernale. La mettete col jeans, il pantalone elegante, va bene. Ce n'è una, vieni Aldo, seguimi. Abbiamo la grigia, tinturita, la vinaccia e quella bianca, bene? Quando vi siederete direte, no babbo, non è possibile, no babbo! E invece sì, respira questa, è chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile. Ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia. Giro di formazione che inizia in questo momento con la vettura di Dileggio che abbandona la propria piazzola per andare da seguito a tutte le altre vetture, quella di Mattia Metrano, poi quella di Sdem e Emanuele Juve a concludere la top 4 di questa gara. Quinta posizione per G-Sport, seguito dal compagno di squadra di Dileggio Marco Gauno, che potrebbe dare fastidio al ferrarista proprio nelle fasi iniziali di gara. A comporre poi quella che è la quarta fila, Flaminio e Z Pro Mauro, rispettivamente nel settima e ottava posizione, nona casella per il Tia Prince, seguito dalla seconda macchina in pista di Lopensky, che disputa regolarmente la Pro League e questa sera si trova chiamato in causa come terza guida o wild card, sinceramente adesso non ricordo, mentre a chiudere lo schieramento ci pensa la seconda Formio presente, quella di Giovi, che quest'anno dimostra ancora di fare un po' di fatica in qualifica, mentre in gara è invece un avversario temibile che dimostra di avere sempre un gran passo. Questa è la griglia di quest'oggi, un po' risicata, solo 11 piloti a disputare il Gran Premio e sono ovviamente delle occasioni ghiotte da parte di Legge e G-Sport per non essere infastiditi magari da altri piloti di livello come potrebbero essere i Vali del Salva o i vari Raffuilex, che avrebbero potuto magari dire la loro in questa gara e quindi mischiare un po' le carte in tavola. Come vedi la partenza, Gallians? Che via ti sei fatto? Cosa ti aspetti? Curva 1 arriva molto presto ed è anche abbastanza stretta, quindi non è impossibile vedere alcuni incidenti. Ne abbiamo visti alcuni nelle altre categorie, se vogliamo dire così, minori. Questi piloti però, come abbiamo detto prima, sono i migliori sulla piazza, quindi speriamo che possa filare tutto liscio. Non ci sono grosse sorprese per quanto riguarda la strategia, partono tutti i piloti con gomma media, quindi lo schieramento si è uniformato ad una singola scelta per quanto riguarda la mescola. Immagino che tutti poi sceglieranno anche in uno sviluppo simile di quella che è la gara, magari qualcuno opterà per media media soft, ovviamente in virtù bisogna vedere se è compatibile con quello che è lo sviluppo della gara, ma adesso ci siamo perché tutti i piloti sono ormai giunti in quello che è la propria piazzola di partenza. Attendiamo l'arrivo di Giovi, che arriva proprio in questo istante sul suo blocco riservato sulla griglia, e allora attendiamo prima l'ascensione e poi lo spegnimento dei semafori per decretare l'inizio di questo nono round della Master League. Pole position ottenuta da Dileggio, seguito poi da Mattia Metrano che scatterà alla sua destra. Partono in questo istante i piloti con un ottimo spunto da parte di Dileggio, che conserva la sua prima posizione. Metrano insidiato invece da Sdem, che ci butta un occhio tentando di prendersi a seconda posizione, alla fine deve resistere. Manuel Juve conserva la quarta casella, così come G-Sport, che viene adesso insidiato proprio da Manuel Juve, che cerca di difendersi, alla fine deve alzare bandiera bianca e passa il pilota Ferrari, che dunque subito guadagna una posizione e si mette in quarta casella. Potrebbe anche buttarsi dentro nei confronti di Sdem, che lascia la porta aperta. Infatti così G-Sport cerca di tentare il sorpasso anche nei confronti della McLaren di Sdem, che alla fine resiste, cerca di mantenere quella che è la traiettoria, avrà però l'esterno in curva 4, ma ampiamente davanti Sdem, che allora può dormire sonni tranquilli e mantiene la terza casella, mentre lì davanti Dileggio è riuscito a rimanere stabilmente in quella che è la sua prima posizione. Dunque la partenza dalla pole position si è tramutata anche in una prima posizione durante il primo giro. Sta dando un pochino il tirone Dileggio, perché ha 7 decimi su Mattia Metrano, che a sua volta ha 6-7 decimi anche su Sdem, quindi vedremo se la tattica di Dileggio pagherà, anche se immagino che con l'ERS e con la scia, soprattutto dopo
il primo settore del prossimo giro, tutti quanti saranno più vicini. Ma che gran partenza ha fatto Jay Sport, ha bruciato mano il Juve portandosi subito in quarta casella e poi ci ha provato nei confronti di Sdem, che forse aveva lasciato aperta la porta in curva 3, si era fatto trovare un po' impreparato. Jay Sport non si è fatto pregare due volte, ha cercato di inserire all'interno la sua vettura, per un attimo è riuscito anche nel fiancare lo stesso Sdem, che però in trazione è riuscito poi a prevalere nei confronti di Jay e a conservare questa terza posizione. Sarebbe stata una partenza da incorniciare per il ferrarista, perché avrebbe guadagnato due posizioni nel giro di quattro curve che le avrebbero rimesso a ridosso di legge, e ovviamente rimesso in discussione anche quella che era lotta per la vittoria, che comunque in discussione anche perché i piloti sono ovviamente tutti all'interno del DRS l'uno dell'altro. La gara è lunga, sono 71 giri da percorrere, avremo le strategie a giocare, soprattutto come abbiamo anticipato in fase di qualifica, questi tre di DRS che si formano come di consueto qui in Austria, che dunque permettono di mantenere a vita vari piloti che, pur avendo meno passo magari rispetto a coloro che li precedono o al leader, riescono a rimanere a stretto contatto in virtù del drag reduction system. Attenzione, perché vedo Manuel Juve un pochino più in difficoltà, ha anche già preso un avvertimento al secondo giro, ne mancano altri 69, quindi ha un altro bonus prima poi di incappare in una penalità. Nel frattempo vediamo giri veloci a catena, adesso Sdem fa quello più veloce, 1 minuto 9, 39 millesimi, DRS abilitato, quindi direi che il piano di fuga di legge in questo momento è fallito, ma attenzione perché ci proverà sicuramente dopo. Qui adesso, come dici tu, è praticamente impossibile riuscire a scappare da coloro che mi seguono, probabilmente avremo anche più swap tra Ametrano e Dilegge nel corso della gara. E warning che qui rappresentano una tematica piuttosto importante, ci sono diverse curve in cui i piloti possono incappare in errori e quindi richiami da parte della direzione gara, prime fra tutte ovviamente curva 1 e curva 10, che sono quelle in cui si tende a tagliare maggiormente rispetto ad altri punti della pista, giusto? Sì, aggiungerei anche curva 9, sì, farle pulite per 71 giri non è certo cosa facile, quindi bisogna anche stare attenti a chi sarà più bravo a rimanere nei limiti del circuito, potrebbe essere questa la chiave della vittoria, chissà. Gruppo che rimane compatto fino a Zeta Promauro, che paga poco più di un secondo nei confronti di Flaminio, adesso si trova veramente a pochi centesimi dal poter utilizzare il DRS, vedremo se riuscirà a riaccorciare questo piccolo ritardo che accusa nei confronti di Flaminio, ma sembra esserci riuscito proprio queste tante fatti piomba dal secondo, mentre giro veloce a parte di G-Sport, primo pilota a scendere sotto il muro dell'1.09, ovviamente un giro veloce che adesso andrà progressivamente migliorato da parte dei vari piloti, che quindi è un riferimento fine a se stesso, anche perché ha potuto usufruire specialmente del DRS come tutti coloro che seguono di legge. Infatti si è ricompattato definitivamente il gruppo degli 11 piloti, che sono racchiusi in poco più di 3-4 secondi l'uno dagli altri, del resto sono solamente al quarto giro e sono previsti, dunque è normale aspettarsi degli stacchi di questo genere. Vediamo anche il primo tentativo di sorpasso da parte di Giovi nei confronti del Tiatwins, normale amministrazione, occupa interno in fondo a curva 4, il Piotr Alfa Romeo riesce a risalire in nona posizione, mentre il Tiatwins perde una casella, viene relegato ai limiti della top 10. Adesso però Giovi deve riprendere il DRS su Zeta Promauro, cosa che sembrerebbe essergli riuscita, ha dovuto scartare velocemente il Tiatwins perché stava perdendo tempo e, come abbiamo detto prima, perdere il trenino qua può essere fondamentale. Molto pressante G-Sport nei confronti di Sdem, due decimi adesso separare le due monoposto, con uno Sdem che forse non regge il ritmo dei piloti lì davanti, e G-Sport sembra voler accelerare, sembra voler dare una scossa a questo suo passo gare, nonostante siano trascorsi solamente 5 giri all'interno di questo Gran Premio. Vedremo se prenderà dei provvedimenti più seri G-Sport, se si farà vedere o se tenterà proprio la staccata nei confronti della McLaren. Per ora è troppo lontano per poter pensare a qualsiasi tentativo di attacco, si fa solo vedere, azione di disturbo, occupa gli specchietti di Sdem, che ormai è cosciente della presenza di G-Sport alle sue spalle, l'ho già visto dall'inizio di questa gara praticamente, ma non sembra riuscire a rispondere in questa fase a quelle che sono le richieste, quelle che sono le intenzioni dello stesso ferrarista, che si avvicina pericolosamente e lo rifà, replica nuovamente l'azione di disturbo che abbiamo visto in fondo a curva 3, in fondo alla Remus. Sdem continua a rimanere in terza posizione, si è strappato già una volta all'interno del primo giro nei confronti di Jay, sembra che adesso la difesa di Sdem possa comunque aprire breccia, possa offrire qualche spunto, qualche tentativo di attacco da parte di G-Sport, che si attarda leggermente in arrivo a curva 8 per iniziare poi la 9, ma dal giro successivo forse Jay inizierà tentare con più insistenza quello che è il suo passo, anche se Sdem è riuscito a recuperare qualcosina nei confronti di Ametrano adesso, giusto un decimino che può tornare utile alla causa di Sdem, che riguadagna leggermente il terreno nei confronti di Jay. Sì, forse adesso ha un pochino più di margine, sembra essere più vicino Sdem a Ametrano rispetto a quanto non sia G-Sport a lui, però
sicuramente Gersport si riproverà dopo, perché sa quanto è fondamentale stare nelle posizioni qua davanti, soprattutto in Austria. È vero che quest'anno è tutto un po' più relativo in virtù di quello che è stato il cambio regolamentare per quanto riguarda la temperatura dei pneumatici, e quindi la strategia è diventata anche un po' più importante e stimolante per quanto riguarda i piloti, quanto possono guadagnare più posizioni magari utilizzando questa strategia, l'overcut, più l'overcut rispetto all'undercut. Però è sempre bene rimanere più a ridosso del leader di quanto non sia adesso Jay, magari occupare la terza o ancora meglio seconda posizione, forse la quarta, chiedere anche troppo, vorrebbe dire estendere forse un po' troppo lungo lo stint e in questo modo permettere anche agli altri piloti che hanno anticipato la sosta di avere dei pneumatici più in temperatura ed essere molto più pericolosi una volta che anche Jay avrà effettuato la sosta. Comunque, sesto giro che si conclude senza colpi di scena, un Gersport che si mantiene a distanza di crociera, diciamo così, rispetto al posteriore di Sdam, una top 4 racchiusa 4-10 l'uno dall'altro, praticamente sono dei distacchi in fotocopia da dirigere a Metrano, poi a Sdam e a Gersport, nulla cambia tra di loro. Un po' più tardato mano il Juve, che adesso paga 7 decimi per aver commesso un errore forse Sdam in uscita da curva 1, che ha permesso a Jay di riavvicinarsi in maniera piuttosto pericolosa. Infatti si fa rivedere alla Remus, non inserisce quello che è il suo pantreno, ma si è avvicinato in maniera piuttosto pericolosa e era sceso addirittura un decimo e mezzo il ritardo, il gap tra le due vetture, mentre un vantage a Sdam forse per segnalare un eventuale lag di qualche pilota lì davanti, che esprime forse un po' di disagio da parte del totalmente che non riesce a trarre bene la sua guida e dunque è costretto a segnalare in questo modo a direzione gara il suo avvertimento. Jay intanto rimane dietro, e qui si avvicina tantissimo in percorrenza della 6, inizierà la 7 e la 8 a percorrere veramente molto vicino a Sdam, potrebbe provarci forse dal giro successivo. Ale, che ne pensi? Bisogna vedere, perché comunque per tutti quanti gli altri piloti sembra essere una fase d'attesa. Quindi sì, è importante la track position, ma è anche molto importante non commettere errori. Stiamo a vedere cosa si metterà il Gersport all'inizio dell'ottavo giro, con 4 decimi che separano la vettura del ferrarista dalla McLaren in terza posizione. Forse adesso ancora un po' troppo distante, mentre anche Mattia Metrano sembra aver improvvisamente aumentato il proprio passo e si è portato ancora più vicino a Di Legge, che forse è anche un po' più scarico di ERS e ovviamente non potendo utilizzare il DRS perde chilometri orari preziosi su quella che è la velocità di punta. Non perde tempo invece Gersport, che ancora una volta si è rifatto sotto nei confronti di Sdam in uscita dalla 3, è infermabile Gersport, che adesso si affianca in maniera molto più nitida e ci prova in arrivo alla 4. Sdam chiude la porta in maniera abbastanza molto brusca ma regolare, alla fine deve dare strada a Gersport, che tiene botta, tiene giù il piede e riesce a prendersi questa terza posizione. Aveva concesso giusto lo spazio necessario a Sdam, chiudendo per quanto bastasse la traiettoria a Gersport, che però non si è fatto intimidire, ha deciso di rimanere determinato a quelle che erano le sue intenzioni e alla fine ha avuto ragione della McLaren, che è stata declassata in quarta posizione, mentre Jay promosso virtualmente a podio allo stato attuale con 16 decimi di ritardo rispetto alla seconda posizione di Mattia Metrano. Diciamo che quella che era l'urgenza di Jay di guadagnare una posizione è stata soddisfatta, quindi potrebbe anche rimanere comodamente in terza posizione fino al momento del pit stop per ragionare poi su quello che sarà lo sviluppo della sua strategia e ottenere il massimo beneficio da una scelta differente magari rispetto ai piloti che precedono. Dici bene, infatti al momento i primi tre piloti sono quelli che vedo meglio in pista. Sdam e Juve stanno facendo un pochino più di fatica rispetto ai primi tre, che potrebbero essere proprio loro i protagonisti di questo podio, salvo ovviamente una gara lunghissima, ancora 62 giri, con un Mattia Metrano che sembra essere effettivamente più vicino. Già da un Mattia Metrano si è avvicinato pericolosamente al diffusore di Legge. Vediamo che il trettino che congiunge curva 1 passando per la 2 poi alla 3 è il punto in cui l'Alpine si riesce ad avvicinare di più a Di Legge rispetto a quanto non avvenga in altri punti del tracciato. È anche forse il rettilineo più lungo del tracciato e quello che poi offre la seconda zona di RS dopo quella del traguardo, quindi i piloti hanno modo di avvicinarsi in maniera così importante e tentare ovviamente anche l'attacco in quanto vi è un'importante zona di frenata. Lì vedremo probabilmente la maggior parte dei sorpassi in questa serata. E Mattia Metrano sembra riuscire a ottenere una buona trazione in uscita da curva 1 e a sfruttare bene quella che
e la velocità di punta della sua Alpine per poter insidiare poi di legge, che fino ad ora non ha ceduto, non ha commesso errori e dunque non ha concesso a Mattia Maetano di approfittare di sue eventuali sbavature per prendersi il comando della gara. Però alla lunga, ecco che potrebbe essere stressante per di legge mantenere costantemente alle sue spalle un Mattia Maetano così prestante, così vicino. Anche G-Sport si avvicina tantissimo adesso a Mattia Maetano, forse ha commesso un errore, pilota dell'Alpine si fa vedere nuovamente. G-Sport lì dove aveva sorpassato Stem giusto due giri fa sembra essere il punto preferito dalla parte del ferrarista. Il rettilineo che congiunge curva 3 a curva 4 lì riesce veramente a fare la differenza, oltre ovviamente a quanto non detto per quanto riguarda il tratto che congiunge curva 1 a curva 3 alla Remus. Sembra che però G-Sport sia un po' più competitivo rispetto agli altri piloti proprio in arrivo a curva 4, dove riesce a esprimere meglio il suo potenziale e a tentare l'attacco, a tentare quelle che potrebbero essere delle manovre nei confronti di altri piloti un po' più facilmente rispetto a quanto non facciano i suoi rivali. Giro 10 concluso, come ho detto prima, primo di legge, secondo Maetano, terzo G-Sport, quarto Stem, quinto Manuel Juve. E adesso sì, probabilmente G-Sport potrebbe anche decidere di attendere, perché secondo terzo in questo momento della gara cambia, ma non poi così tanto. Nel momento in cui ci sono ancora le soste da fare ed è molto più importante se dovesse esserci l'opportunità, dato che i primi tre piloti sono effettivamente i più veloci in pista, cercare di scappare via dagli altri. Ma guarda quanta trazione ha G-Sport, guarda quanta trazione ha G-Sport, che adesso è ancora molto molto vicino al posteriore di Mattia Maetano. Ci pensa fino all'ultimo, alla fine è costretto ad alzare il piede, era rimasto un po' timido G-Sport in questo tentativo di attacco a Mattia Maetano, quindi è stato autorizzato a chiudere la porta, non aveva alcun tipo di dovere da rispettare nei confronti di G-Sport, in quanto il pilota Ferrari non era perfettamente affiancato a quella che era la monoposto di Maetano, che allora ha chiuso quella che era la traiettoria a J, che è rimasto un po' di per lì, forse un po' preso alla sprovvista. Fortunatamente è riuscito a prendere in tempo, non c'è stato nessun contatto tra i due piloti che sono andati veramente molto molto vicini. È stata molto decisa quella che è stata poi anche la manovra di Mattia Maetano, che gli ha fatto capire bene che da qui non si passa, che dovrà lottare al massimo per ottenere questa seconda posizione, ed è proprio come dicevamo il punto dalla Remus fino a curva 4 quello in cui G-Sport fa la differenza, riesce a ottenere una grande trazione dopo curva 3 e si avvicina tantissimo alle altre vetture. Adesso però sembra che la situazione si sia ribaltata con Mattia Maetano che prende il comando di questa gara senza una grande resistenza opposta da parte di Legge, che è cosciente proprio del gap che paga in termini di prestazione all'attivo in questo momento, in quanto il DRS ovviamente rappresenta un'arma troppo potente alla quale opporsi rispetto agli altri piloti, quindi lascia strada libera a Mattia Maetano che diventa il nuovo leader, e forse anche a G-Sport che è costretto a percorrere la traiettoria esterna. Si difende qui di legge perché sa l'importanza di dover conservare questa posizione, spinge anche leggermente all'esterno della pista lo stesso G-Sport, che alla fine alza il piede, lascia transitare nuovamente la Williams di legge, che si riappropria di questa sua seconda posizione. Una battaglia corpo a corpo come non abbiamo mai viste tante tra i due contendenti al campionato, infatti non si sono mai trovati faccia a faccia così spesso di legge e G-Sport, forse non si sono mai trovati faccia a faccia, avevamo tanto decantato quanto volessimo vedere un duello tra i due. Ecco qui abbiamo avuto un primo assaggio con di legge che ha costretto G-Sport a rappresentarsi al momento di questa sua terza posizione, va spinto anche leggermente ai limiti della pista ovviamente rispettando il regolamento, e ha mantenuto il suo secondo gradino del podio a meno per quanto riguarda questa fase della gara. La lotta che abbiamo visto tra di legge a Maetano e G-Sport ha concesso anche l'avvicinamento ulteriore da parte di Stem, ma Jay sembra non essere contento perché, come dicevamo, non ha gradito forse la manovra da parte di legge, che allora in questo caso non si difende, lascia aperta la porta a G-Sport che non era abbastanza vicino in arrivo della staccata di curva 3, e allora rimane ancora una volta ad occupare la terza posizione, ma sta dimostrando più volte quella che è la volontà di sorpassare il rivale in campionato, anche per ribadire nuovamente chi sta davanti in classifica e perché si trova lì. Giustamente è una lotta che si gioca anche in questi termini, anche dal punto di vista psicologico, tra G-Sport e legge, non solo sul campo. Sì, hai detto bene, questa gara è veramente lunga, sono tutti quanti a trenino, soltanto Giovi, da Giovi in poi si sono staccati con un gruppetto formato da lui stesso, Giuseppe Promauro, Mattia Prince, Lopensky, per il resto come legge sono tutti quanti lì, 71 giri, tutti quanti attaccati, è una gara di nervi più che una gara di velocità. Sarà curioso vedere il passo di Maetano, perché ha apprezzato a lungo di legge, che adesso si trova intorno ai 7-10 minuti di ritardo rispetto alla vetta, e però sarà veramente curioso vedere quello che riuscirà a fare il pilota alpino. Certo non ci aspettiamo una fuga solitaria, perché è piuttosto improbabile osservarla in così poco tempo, soprattutto su questo tipo di circuito, però vedremo se di legge avrà la stessa prepotenza e cattiveria nel andare a mettere pressione al nuovo leader della gara. Sembra così perché si è avvicinato tanto questo ultimo rettilineo, come ormai siamo abituati a vedere da 14 giri a questa parte, però per adesso la
fortezza Medrano sembra reggere, sembra riuscire a respingere momentaneamente quelli che sono gli attacchi, quelle che sono le ambizioni di Legge e di J-Sport. Sì, anche perché il ritmo continua ad essere parecchio veloce, anche se a Medrano ha passato la Williams, questo vuol dire che l'Alpine ha passo e che non era lì soltanto per il DRS. Tanto J-Sport si dimostra ancora fortissimo all'interno del settore centrale, da curva 4 in poi, tra i decimi tra lui e Di Legge, ancora non sufficienti per poter vedere una nuova battaglia 3-2, un nuovo attacco da parte di Jay nei confronti di Di Legge, però rimane sempre in agguato il pilota Ferrari, sempre pronto ad approfittare di qualsiasi occasione, spalanca il DRS Di Legge, sempre troppi i decimi a separare la seconda posizione da quello che è il comando della gara detenuto davanti a Medrano. Adesso arriveremo nel primo punto chiave del giro, ovviamente il rettilineo che congiunge curva 1 fino a la Remus, e qui guadagna mente Di Legge, riesce a respingere momentaneamente J-Sport, che però diventa fortissimo da qui in poi, in uscita dalla 3 fino alla 4, quello è il punto in cui il pilota Ferrari forse si sente un po' più su agio e ne ha di più rispetto agli altri piloti, ma come possiamo vedere in questo giro siamo in una situazione di stallo, praticamente di relativa tranquillità, in cui non cambiano praticamente le posizioni nemmeno i distacchi. Qua forse un po' lungo, Jay si è fatto per dire, da quello che era una velocità eccessiva della sua Ferrari, è andato leggermente lungo in fondo a curva 4, ma niente di grave per lui, ovviamente è subito rimesso qua in traiettoria, non ha nemmeno perso tempo nei confronti di Legge, rimane sempre intorno ai 4 decimi. Un gruppo praticamente estremamente compatto, né nessun colpo di scena, e credo che questa sarà una situazione che ci farà compagnia per parecchi giri a questa parte, almeno fino al momento del pit stop. Certamente, anche Slam pensavo potesse fare un pochino il passo del gambero, invece continua a essere tranquillamente nel DRS di J-Sport. Chiaramente sa che attaccare in questo momento è inutile, in quanto J-Sport sappiamo essere velocissimo, però soprattutto inizio gara sembrava averne un pochino di meno, quindi bravo Slam, e speriamo che possa rimanere lì, perché alla fine se qualcuno davanti commette un errore lui è lì. Sarebbe interessante vedere la gara con una virtual safety car, non una safety car, perché potrebbe rimescolare in maniera molto importante le carte nel tavola. Infatti vediamo che i primi 7 sono racchiusi tutti sotto al secondo l'uno dell'altro, facendo la somma degli stacchi credo che siamo intorno ai 3-4 secondi di ritardo da Mattia Medrano a Flaminio, che è l'ultimo pilota di cui può usufruire il DRS. Una virtual safety car, ecco, che potrebbe offrire l'opportunità di un pit stop semi gratuito, diciamo così, comunque un pit stop che richiede meno tempo per essere completato rispetto a quanto non accada in condizioni normali, e quindi qualcuno potrebbe pensare di anticipare la sosta, magari non in questo momento della gara, non quando sono trascorsi solamente 16 dei 71 giri previsti, però se consideriamo che tutti i primi 7 sono sotto al secondo l'uno dell'altro, ecco che potremmo avere 7 potenziali candidati alla vittoria. Poi sappiamo non essere così perché manca del passo, manca della competitività in quelle che sono le posizioni oltre alle prime tre, anche Slam forse leggermente di meno rispetto a J-Sport e a Medrano, però questo DRS fa sì che tutti rimangano in lizza per un posto a podio almeno, e quindi si potrebbero aprire degli scenari interessanti molto più variegati di quanti magari non si pensino all'attivo, soprattutto se questa virtual safety car potesse arrivare nelle fasi più o meno avanzate della gara. Sì, l'unico pilota che potrebbe non trarne vantaggio potrebbe essere proprio Marco Ganu, perché dei primi 7 è l'unico ad avere davanti il proprio compagno di squadra, gli altri invece sono tutti quanti nel gruppetto, se così vogliamo dire, di coda. Quindi in caso Di Legge decidesse di rientrare, Ganu dovrebbe o rimanere fuori oppure perdere diverso tempo ai box, perché i meccanici purtroppo su questo gioco non hanno ancora imparato a fare il double stack, e quindi l'auto, la seconda auto che imbocca la corsia dei box è sempre molto penalizzata. E dicevamo che saremmo stati curiosi di vedere quello che sarebbe stato poi l'andamento di Mattia Medrano, ed ecco che lo stiamo vedendo con Di Legge e J-Sport, che si sono ovviamente avvicinati, ovviamente hanno rosicchiato quei decimi necessari al leader della gara, si sono riportati entrambi a distanza di crociera come abbiamo detto qualche giro fa, dunque una situazione che è rimasta invariata, sono cambiate semplicemente l'ordine delle vetture, prima al comando c'era molto vicino a J-Sport. E qui potrebbe restituire il favore il pilota McLaren, che è stato precedentemente sorpassato proprio da J-Sport, adesso troppo lontano per poter approfittare di qualche eventualità, cerca di ottenere una migliore trazione in uscita dalla 3 percorrendo una traiettoria più larga in entrata e poi stringendo verso il cordolo nella percorrenza, ma anche in questo caso non sembra premiare la scelta
del pilota McLaren, che allora rimane a un distacco troppo importante per far sì che possa tentare un sorpasso nei confronti di Jay, che nemmeno si difende, guarda forse per un attimo gli specchietti, capisce che è troppo lontano Stem e non fa nulla, però ci prova qua all'interno nei confronti di Leggett e Sport. A sorpresa non deve avere avuto un'ottima uscita il pilota Williams da curva 4, alla fine riesce ad avere ragione nei confronti di Jay tenendo botta all'esterno, una grande resistenza opposta a Leggett, che sa che si sta giocando molto nel suo campionato anche in questa gara qui in Austria. Jay non affonda il colpo con troppa determinazione, anche perché avrebbe più da perdere lui di quanto non abbia invece di legge, e allora decide di attendere alle spalle della Williams. Ma è arrivato il secondo scuro da parte di Jay Sport. Dopo il primo attacco arrivato in fondo a curva 4, arriva anche il secondo, questa volta alla 6, con un sorpasso che sarebbe stato molto più complicato, che avrebbe avuto un risvolto quasi epico se fosse riuscito. Veramente una manovra da incorniciare quella di Jay Sport, se fosse riuscito a sopravanzare il rivale di legge. Per adesso si limita ad inseguire, ma è arrivato questo secondo tentativo, questo secondo squillo che non ha dato buon esito, ma Jay Sport c'è, vuole far capire che oggi lui vuole vincere, nonostante fosse partito quinto, nonostante sia terzo adesso, lui vuole lottare per questa prima posizione e vuole estendere ancora di più quello che è il suo vantaggio in classifica. Beh, avevi dubbi? Ovviamente no, però sappiamo quanto si sta giocando di legge e oggi sa di non dover sbagliare il pilota Williams, dunque la pressione è molto più sopra di legge di quanto non sia su G-Sport, che dal canto suo può anche permettersi un risultato inferiore rispetto al suo rivale, può comunque permettersi di perdere dei punti quest'oggi, ovviamente dei punti sempre ridotti, magari se legge vince la gara G-Sport secondo, o se legge arriva secondo G-Sport terzo, comunque sempre essere addosso del rivale, mentre di legge sa anche lui, è cosciente di dover fare un grande risultato, di arrivare davanti a Jay, quindi non può permettersi errori, non può permettersi sbavature, deve essere molto chirurgico con tutte le sue scelte, che siano in pista, che siano strategiche, non può veramente lasciarsi andare a quelle che potrebbero essere delle sentenze troppo importanti già qui per il campionato, perché 29 punti possono essere recuperati, ma sono già un bottino a favore di Jay Sport abbastanza importante. Poi si avvicina talmente tanto in staccata, quasi andando a toccare il retroterreno di legge, poi fortunatamente il contatto non arriva, sono più esperti, ma si è avvicinato veramente tanto in staccata così. Sì, riapro un attimo il discorso penalità, un avviso sia per Metrano che per di legge, 0 per Jay Sport e Slam, quindi al momento i due piloti dietro hanno un leggero vantaggio, per quanto sì, manca ancora tanto, però un taglio può essere anche magari può anche causare un po' di nervosismo a chi l'ha ricevuto, quindi certamente essere puliti può fare la differenza, soprattutto nelle fasi finali, perché questo è un circuito che, come dicevamo, ha tre curve in cui bisogna stare piuttosto attenti a quelli che sono i tagli, curva 1, curva 9 e curva 10, e magari nelle fasi finali della gara, che sono quelle in cui ci si gioca la vittoria generalmente, in cui vedremo l'accendersi dello scontro per la prima posizione, avere magari un taglio di scarto, un taglio cuscinetto che ci si può permettere senza incappare in penalità può fare differenza. Magari può esserci il pilota che invece ha già accumulato due tagli e che sa che non può ovviamente permettersi un altro e che sa che deve difendersi dai piloti alle sue spalle, ecco che potrebbe accumulare ancora più pressione, ancora più tensione sulle sue spalle, che potrebbero poi condurlo all'errore e che decreterebbe ovviamente lo scalamento di una posizione, arrivare dietro al proprio rivale e ovviamente perdere punti in campionato. Quindi un fattore di certo che sarà importantissimo in quelle che saranno le fasi finali della gara e che potrebbe essere l'ago della bilancia tra una vittoria o semplicemente accontentarsi di un secondo e terzo posto. E oggi la penalità potrebbe fare una differenza maggiore anche rispetto a una vittoria mancata, perché sono tutti molto molto vicini, quindi 3 secondi in questo momento, se dovessero essere accumulati da parte di Mattia Metrano, prendendo il leader semplicemente come esempio, come un pilota che possa andare a spiegare quello che stiamo intendendo, ecco che precipiterebbe credo addirittura in settima posizione vicino a Flaminio, quindi un capitombolo piuttosto importante, credo che computerebbe settimo o sesto, quindi veramente dalla prima posizione fino alla sesta è un bel salto in giù. Certo, anche se ci devono ancora essere le soste, noi avendo fatto molte telecronache quest'anno abbiamo visto che molto spesso le gare si sono improvvisamente accese dopo le soste, Silverstone non ha fatto eccezione, quindi magari anziché essere un gruppo da 6-7 potrebbe rimanere da 2-3, vedremo, perché sì, al momento prendere 3 secondi vorrebbe dire mettere una pietra tombale sulla propria gara. Scende anche il duello per la sesta posizione tra Marco Gano e Fit Flaminio. Gano ha perso recentemente il DRS nei confronti di Imola Juve, mentre Flaminio può invece sfruttare questa sua arma a favore. Potremmo assistere dunque a un sorpasso, a un eventuale tentativo da parte del pilota dell'Alfa Romeo, magari all'inizio del prossimo giro, in quanto l'ultimo settore non offre degli spunti nitidi
per tentare il sorpasso. Difatti non ci sono né rettilinee né punti di staccata importanti all'interno di questa ultima zona del tracciato, mentre ovviamente il T1 e il T2 sono ricchi di questo tipo di opportunità. Adesso li guadagna qualcosina Marco Gano, ma non riesce a rientrare nel DRS di Mano Juve. Abbatte per un attimo qui il secondo, sembra esserci rimasto anche in uscita da curva 10, quindi forse ha tirato un sospiro di sollievo Marco Gano. Infatti così riesce ad azionare la mobile e respinge allora quelle che potrebbe essere un'incursione da parte di Fit Flamino, che rimane però sempre intorno alla mezzo secondo, quindi pronto a sfruttare ogni singola opportunità che potrebbe presentarsi dinanzi alla pilota dell'Alfa. Mentre regge quello che è la difesa di Mattia Metano in leader davanti a tutti come capo di questo gruppo di 11 piloti, con Dirige che insegue e G-Sport che ha messo in dietro, ormai vede da parecchi giri a questa parte la Williams dell'eterno rivale in campionato davanti a sé. Dunque una situazione di stallo per quanto riguarda le prime tre posizioni, quando abbiamo praticamente percorso il primo terzo di gara quasi, siamo circa a un terzo del Gran Premio che ci accompagnerà quest'oggi, con 22 giri accumulati per tutti su questo tipo di gomme medie. Il primo pit arriverà intorno al 30° giro, Ale? Beh, a questo punto immagino di sì, 23 giri sulle gomme medie, quindi ipotizzo che potrebbero essere tutti quanti su una strategia a una sosta, ipotizzando 30 giri sulla media, 40 largo, non dovrebbe far fatica. Mentre ancora una volta Gano ha perso il DRS di Mano Juve, questa volta è ancora più attardato rispetto a quanto non fosse il giro precedente, 1 secondo e 3 dalla quinta e sesta posizione. Flamino adesso può crederci, mentre il Tia Prince è il primo pilota a effettuare la sosta quest'oggi. Il pilota Alfa Tauri torna all'ora box per montare, immagino, quella che sarà o un'altra gomma media o la gomma hard che lo porterà fino in fondo. Il Tia Prince non è nuovo a fare delle strategie alternative rispetto agli altri rivali, infatti media va sulle due soste. Il Tia Prince sarà obbligato a effettuare un altro pit stop in virtù di quello che è la clausola regolamentare che prevede lo smarcamento della gomma. Mentre Flaminio si avvicina pericolosamente, ne arriva a curva 4 nei confronti di Marco Gano, avrebbe anche potuto provare il sorpasso nei confronti della Williams, ma decide di rimanere a inseguire, di rimanere nel settima posizione. Forse si è costruito l'opportunità per il giro successivo, ha fatto sì che si riducesse il gap all'interno del 24° giro per poi provarci all'interno della 25esima tornata. Percorrono all'unisono curva 7 e curva 8, un punto molto suggestivo qui in Austria, la chicana che viene percorsa a delle velocità elevatissime con delle forze G che devono essere invidiabili, forse quasi paragonabili a quelle degli astronauti. Ma inizia adesso il 25esimo giro di Marco Gano e di Fit Flaminio, che seguiremo in live, transitano adesso sul traguardo. Ovviamente Gano non spalanca il DRS, può invece aprire la mobile Flaminio, che guadagna velocità e in arrivo a curva 1 riesce a ottenere una buona rotazione della vettura, ma fa di meglio Marco Gano, che allora potrà difendersi in maniera efficace in arrivo a curva 3. Adesso però ci sarà da stringere dietro. Di legge. Di legge intanto si vede proprio della leadership della gara ai danni di Ametrano, che viene allora declassato in seconda posizione, perde quello che era il comando che aveva guadagnato qualche giro fa. Di legge si rimette in prima posizione, dunque il Coleman torna a occupare quella che era la proprietà di partenza. Sembra anche J-Sport sia molto vicino a Ametrano in questa fase, deve aver commesso forse un piccolo errore il pilota alpino, semplicemente si è fatto cogliere di sorpresa da parte di legge, poi da quella che poteva essere l'incursione di J-Sport, che non vuole lasciare andare il pilota Williams lì davanti là da solo. Forse vuole anche provare un tirone adesso di legge per cercare di scrollarsi di dosso la presenza ingombrante di Ametrano e del gruppo che segue il pilota alpino, ma ovviamente abbiamo visto più volte come questo tentativo sia stato fallimentare sia da parte di legge prima che poi anche da parte di Mattia Metrano, quindi deve essere una tattica magari da abbandonare. Mentre nel duello per la sesta posizione non l'è cambiato, con Flamino che continua a seguire Marco Gano, che progressivamente perde terreno nei confronti di Manuel Juve. Questo anche perché Manuel Juve può azionare la mobile e quindi guadagna sempre quei 2/3 a giro che gli vengono forniti solamente dal DRS. Mentre vediamo cosa farà adesso J-Sport, che si avvicina tantissimo al posteriore di Ametrano, va subito a rispondere a quello che è il sorpasso di legge al giro precedente, occupa quale esterno la Remus, lo accompagna leggermente fuori Ametrano, concede lo spazio ma riesce ad avere poi la meglio in uscita dall'Alpine, che ottiene una grandissima trazione e allora deve accontentarsi di inseguire in questa fase J-Sport, che non riesce a rispondere a Di Legge e dunque perdere il tempo prezioso rispetto a quello che è il suo rivale in campionato. Ma anche se dovesse riuscire a sorpassare in questa fase Mattia Metrano, sarebbe all'interno del DRS di Legge, quindi come se non stesse perdendo realmente tempo in questa fase di sport e può stare più tranquillo, può comunque ritardare quello che sarà il futuro attacco nei confronti di Metrano, sapendo di rimanere comunque all'interno del DRS di Legge. Nel frattempo il Tia Prince con gomma nuova si sta migliorando, forse non abbastanza per poter dire che la strategia a due soste è quella migliore, però certamente potrebbe essere un problema per i piloti che rientreranno tra poco. Come Flaminio ad esempio.
cammino dentro, cerca l'undercut nei confronti di Makugami sotto Alfa Romeo. Vedremo se seguirà la strategia di Delta Prince o se andrà a scegliere quello che potrebbe essere semplicemente una scelta a due soste, a due stint, scusate. Quindi media anche per Flaminio, che allora rimane fedele a quella che era la scelta, la decisione da parte del Tia Prince, mentre vediamo tanta bagarre lì davanti con un incrocio di traiettoria effettuato adesso da parte di G-Sport, che ha tantissima velocità di punta in più rispetto alla Metrano. Infatti viene promosso in seconda posizione, ma non ne vuole sapere Mattia Metrano, che tiene botta, occuperà la parola esterno, riesce a fare buona guardia a G-Sport, che copre allora quella che poteva essere la traiettoria, rimane nella seconda posizione, si rimette a inseguire la Williams, però questa volta la fa dalla seconda casella. Quindi grande sorpasso portato a termine da parte di G-Sport, un sorpasso che significa molto dal punto di vista strategico. Adesso i due si marcheranno stretto l'uno all'altro, saranno direttamente coinvolti in battaglia. Dicevamo che non li avevamo mai visti lottare corpo a corpo di legge contro G-Sport. Oggi per ben due occasioni, per ben due riprese, li abbiamo visti insieme combattere in pista. Dentro Metrano intanto, e probabilmente li vedremo lottare anche nel successivo sviluppo di gara, mentre vediamo lottare anche Manu Juve e SDM, entrambi in lizza per la terza posizione a questo punto, sfruttando poi il pit stop da parte di Metrano, mentre Ganu accumula una penalità di 5 secondi. Ganu che deve rispondere all'undercut messo a segno da Flaminio il giro precedente. Flaminio che ha montato delle gomme medie, si trova adesso a livello di curva 10, dunque sta transitando sul rettilineo della partenza. Marco Ganu invece ha scelto di andare su gomma bianca e ha praticamente tolto il limitatore in questo momento. Vediamo se sopraggiunge la sagoma della vettura di Flaminio. Infatti così Flaminio è davanti, riesce a salire in ottava posizione ma di pochissimi centesimi. Infatti è giusto di qualche metro davanti alla sagoma della Williams di Marco Ganu, che deve inseguire e deve fare anche un ottimo lavoro su questa gomma hard, che necessita ovviamente di molti più giri per essere portata in temperatura, mentre lì davanti nessun colpo di scena. G-Sport rimane ovviamente negli scarichi di legge, 4 decimi a separare la prima dalla seconda posizione, mentre sono 29 punti che separano i due uomini che vediamo qui lottare per il comando reale di questa gara. Difatti Mattia Metrano occupava la terza posizione al momento del suo pit stop. Inizia adesso la 29esima tornata con leader di legge e G-Sport che insegue, che gli ha lasciato un attimo di respiro, ha lasciato qualche metro di vantaggio di legge. Non vuole essere forse protagonista di una lotta in questo istante, vuole forse rispondere a quello che poteva essere un undercut da parte di Metrano, riuscire a guadagnare un buon cuscinetto su Dalpin, che adesso è in settima posizione, per poi darsi battaglia nella seconda metà di questa gara. Infatti vediamo come neanche in arrivo a curva 3 si sia avvicinato in maniera così sostanziale come avevamo visto fare in più occasioni da parte di G-Sport in questo Gran Premio. Sappiamo però che la parte forte del pilota Ferrari è proprio questo tratto di pista che congiunge fino a curva 4 e poi si sviluppa fino a curva 7. Addirittura è così forte da averci provato anche nelle fasi precedenti nei confronti di legge, proprio qui in arrivo alla 6 ci aveva provato all'esterno, un tentativo disperato che alla fine ha concesso a di legge di rimanere davanti al ferrarista. Ma adesso la questione è differente, i due lotteranno in una maniera del tutto inedita e speriamo che sia un grande spettacolo. Mentre praticamente rimane in metà griglia a dover effettuare ancora il pit stop, fino all'Openski nessuno ha ancora effettuato il suo pit stop, mentre rientra adesso forse di legge, che si porta sulla porzione destra del tracciato. Infatti così rientra in box, dunque tenta l'undercut nei confronti di G-Sport, che invece prosegue. Attenzione, grande momento di sovrasterzo da parte di G-Sport in uscita da curva 10, ha effettuato un grandissimo controllo, deve aver perso parecchi decimi in quella particolare occasione, questo potrebbe fare la differenza. Infatti può aver perso del terreno nei confronti di Legge, che indirettamente verrà favorito probabilmente da questo errore da parte di G-Sport. Insieme a di Legge rientra anche Lopeschi, dunque rimangono solamente quattro, anzi non Lopeschi, perdono, l'altra McLaren di SDM, rimangono solamente quattro piloti a non aver ancora effettuato la propria sosta, mentre giro veloce da parte di Flaminio con questa nuova gomma media, primo 079, abbatte il muro dell'1 e 08. Rientra invece in quinta posizione di Legge, proprio davanti a Mattia Metrano di 4 decimi. Mattia Metrano che però potrà sfruttare questa gomma hard, che è ben più in temperatura rispetto a quanto non sia quella di Legge. Importante che i due non si diano fastidio per evitare di favorire il ritorno di fiamma di G-Sport. Ma Mattia Metrano non ne vuole sapere. DRS, ERS, gomma più in temperatura, miglior trazione, riesce ad affiancare di Legge, riesce a portare a casa questa quinta posizione, che vale molto di più di quanto non rappresenti in questo momento, anche perché è uno scontro diretto per la vittoria. Mattia Metrano virtualmente leader del Gran Premio dopo questo passo nei confronti di legge. Adesso sarà da vedere quella che è la scelta di G-Sport, che rientra proprio in
5 70 all'interno della corsia dei box. Anche lui dunque pronto a effettuare la propria sosta, pronto a sostituire i pneumatici, pronto a lottare con macchine metrane e contrileggi per scoprire dove uscirà una volta effettuata la propria sosta. Monta gomme soft, ho visto addirittura. Sì, soft per G-Sport, che dunque va su di una strategia a due soste, decide di andare a fare qualcosa di diverso rispetto ai propri rivali, decide di giocarsi il tutto per tutto in questo momento, potrà rispondere direttamente alle prestazioni di Ametrano e di Dilegge sin da subito, sin una volta dopo che ha abbandonato la corsia dei box. Infatti così si riaccoda nei confronti di Dilegge di qualche metro, però avrà delle gomme molto più fresche, molto più prestazionali, che verranno portate in temperatura con una velocità decisamente maggiore rispetto a quanto non accadrà per Dilegge e Ametrano. Si è ricomposto comunque il terzetto, il trio che avevamo visto in precedenza, adesso ci prova subito G-Sport, si fida subito di queste sue gomme soft, prende l'interno e arriva alla 4, riesce a sorpassare Dilegge che allora perde un'altra casella, viene declassato in quinta posizione, quarta invece la posizione di G-Sport, che vede già lì davanti l'Alpine di Mattia Metrano, che a questo punto sarà preda facile in virtù di queste gomme rosse che offriranno molto passo a Jay, che però sarà costretto a effettuare un'altra sosta, e quindi un eventuale safety car o virtual safety car favorirebbe in maniera netta la strategia del ferrarista. È una strategia molto strana, è l'unico pilota su gomma soft e la prima gomma soft che vediamo in tutta questa gara potrebbe essere la matta, potrebbe essere l'asso di briscola, oppure potrebbe essere un duel di bastoni che potrebbe dire fine alla lotta per la vittoria. È importante che però porti a termine questo sorpasso nel minor tempo possibile, lo sa, e ci vuole provare sin da subito G-Sport, che allora aprendo il DRS e dando fondo anche alla sua batteria senza troppe remore riesce a sorpassare Mattia Metrano, che non oppone resistenza anche perché è cosciente del gap prestazionale presente tra le due vetture in questa fase del Gran Premio. Così G-Sport adesso perderà molto di margine, ma bisognerà stare attenti anche a Stem, che si fa vedere nei confronti di Dilegge, che alla fine si difende, ma deve fare buona guardia alle sue spalle perché sta subendo un po' troppi colpi, sorpasso prima da parte di Ametrano, poi da parte di G-Sport, adesso il tentativo da parte di Stem. Dilegge deve forse ancora entrare in confidenza con queste gomme hard che hanno la stessa età, diciamo così, di quelle di Stem, dunque hanno anche verosimilmente lo stesso grado di temperatura, lo stesso grado di funzionalità all'interno della propria finestra di utilizzo, ma Dilegge forse non si trova così a suo agio come invece lo era con le gomme medie. Intanto ha già guadagnato un secondo ovviamente G-Sport nei confronti di Mattia Metrano, la differenza di prestazione tra le due mescole non è nemmeno da andare a descrivere, da andare a riportare, perché è evidente già guardando solamente i tempi sul giro, mentre ancora una volta vediamo che Stem ci prova nei confronti, anzi no, è Flaminio che ci prova nei confronti di Stem con un sorpasso clamoroso in fondo a curva 1, in fondo alla Niki Lauda curve, con un Flaminio che porta a termine una manovra incredibile, un quadro interno in uno dei punti che non è considerato propriamente di sorpasso, anzi molto difficile cercare di sopravanzare in quella particolare porzione del tracciato, ma l'Alfa Romeo non lo sa e lo fa lo stesso, lo porta a termine. Sesta posizione per Flaminio, che adesso vede lì davanti a sé la vettura di Dilegge. Ovviamente Flaminio è stato favorito in questo sorpasso in virtù delle sue gomme medie, che di certo offrono tutt'altro tipo di competitività rispetto alle bianche. Sì, hai detto bene, anche perché ci sono tre strategie diverse in questo momento. Prima abbiamo parlato di briscola, quindi di carta. In questo momento il mazzo è totalmente mescolato. Bisogna vedere alla fine dei turni chi è che sarà il pilota con il mazzo migliore in mano. Tra l'altro, quando ho dato box per Lopeschi, quando ho visto le gomme soft su JI ero incredulo, perché avevo visto del rosso, poi dicevo, forse ho visto male. Prima di dire qualche inesattezza mi fermo un attimo, attendo che la grafica me lo confermi. Quando ho visto la conferma delle gomme rosse quasi non ci credevo in ogni modo, ugualmente ero abbastanza sbalordito, non pensavo che JI potesse optare per una strategia così folle, comunque così estremista, diciamo così, perché è molto, molto particolare la scelta di JI, che sta giocando letteralmente tutto per tutto. Nel caso non dovesse esserci comunque una safety car, potrebbe essere compromesso. Intanto bandiera gialla nel primo settore e Z Pro Mauro che si è girato dopo curva 1, compagno di squadra di Jay, dunque va in testa a coda dopo curva 1, non viene chiamato in causa di safety car né safety car, dunque tutto procede come da condizioni standard di gara. Dicevamo che se non dovessero esserci safety car o virtual safety car, ecco che Jay avrebbe del lavoro extra da fare, è comunque fattibile per quanto riguarda la strategia delle pilote Ferrari, ovviamente dovrà portare poi a termine dei sorpassi in pista, cosa che qui in Austria non è del tutto scontata, perché come nel momento in precedenza si forma questo grande trino di DRS, dunque non diventa così importante l'avere il drag reduction system, perché la situazione praticamente si uniforma per tutti i piloti che lottano ad armi pari.
quello che poi va a fare la differenza è ovviamente il passo gara, ma quando sei a ridosso delle prime posizioni, quando hai già effettuato qualche sorpasso, quindi la tua batteria magari non è rifornita al 100%, ecco che la situazione potrebbe diventare più complicata di quanto non sia già, già normalmente. 34 giri di gomma media su per Giovi, che evidentemente sta puntando una strategia ancora diversa rispetto a tutti quanti gli altri piloti, 11 piloti, come ho detto prima, 3 strategie in realtà, sono 4 perché c'è anche quella di Giovi, non so, probabilmente sta aspettando una safety car per poter avere gomma più nuova rispetto agli altri, perché anzi adesso arriverà pure il gruppo dietro di lui e perderà diverso tempo e diverse posizioni. Matteverano infatti è subito a ridosso, Giovi che potrebbe addirittura favorire di legge nella lotta con Nametrano per far sì che il pilota Williams si avvicini, quindi bisogna anche stare molto attenti. Tra l'altro Giovi che a questo punto immagino ovviamente farà la strategia una sosta, però forse un po' particolare questa strategia, potrebbe aver perso molto molto terreno nei confronti dei suoi diretti rivali. Addirittura qui a metà non ci fa vedere per forza, fargli capire guarda fammi passare, non di più, non sei in lotta con me, e stai solo perdendo tempo. Adesso qua rischia tantissimo Giovi, per poco non perdeva la sua vettura, ha dovuto sicuramente alzare il piede anche Medrano, che di certo sarà uscito compromesso. Legge potrebbe approfittare proprio di Legge, che occupa l'interno in fondo a curva 1, ma non è affiancato e allora lascia davanti a sé la vettura di Ametrano. Vedremo se riuscirà a ottenere una buona uscita qui di Legge, ma non sembra essere il caso. Ametrano comunque non ha il DRS, non ha DRS, è abbastanza strano questo, in quanto era molto vicino, comunque era praticamente affiancato alla vettura di Giovi. Comunque è un po' inspiegabile il fatto che non abbia il DRS, forse ci siamo persi qualche piccolo dettaglio. In ogni modo di Legge deve sfruttare assolutamente questa opportunità, in quanto non avendo la mobile a metà non potrà sostituirsi di una velocità di punta così competitiva come quella di Legge, che però alla fine non si tramuta in nulla di più, rimane comunque in terza posizione, non riesce a capitalizzare questa grande occasione che aveva avuto. Ma del resto una volta che è terminato il sorpasso, comunque Legge poi si sarebbe trovato nella stessa situazione di Ametrano, che dovesse difendere senza poter utilizzare la mobile, quindi sarebbe stato un gatto che si morde la coda e sarebbe potuto ripetere questo tipo di situazione. Giovi che è già ottavo dopo aver fatto secondo pochi metri fa, quindi non capisco la sua volontà di non orientare durante il giro scorso, ha perso tantissimo tempo. Punto forse sta sperando veramente in una safety car, vito safety car, che sarebbero le uniche due opzioni che risolverebbero la gara del pilota Alfa Romeo, perché attualmente la strategia è praticamente compromessa, si trova ottavo senza aver effettuato il pit stop, quindi veramente tragica la situazione in casa Alfa per quanto riguarda il muretto di Giovi, mentre può sorridere invece Famiglio, che occupa attualmente la quarta posizione. Ricordiamo che è una quarta posizione reale in pista, anzi no, non reale, perché anche lui deve andare a effettuare un'altra sosta, mentre la Sdem ancora alle calcagna sotto alla DRS, anche se di pochi centesimi. Sdem riesce a mantenere la mobile, riesce a mantenersi all'interno del secondo, ma Flaminio ha bisogno di guadagnare ancora più terreno per poi far fronte a quello che saranno la ventina di secondi che perderà per effettuare il suo secondo ed ultimo pit stop all'interno di questo Gran Premio. Flaminio che comunque non riesce prevalere né su di Legge e ovviamente di conseguenza anche su Ametrano, e questo potrebbe essere un fattore negativo per la strategia di Flaminio, in quanto ha bisogno proprio di mettere e di guadagnare quante più posizioni possibili. Sì, per quanto tra un po' la gomma hard diventerà più competitiva rispetto alla media, mentre Giovi finalmente rientra in box, potrebbe essere anche un vantaggio verso fine stint avere il DRS dei piloti davanti, se riuscirà a mantenerlo. Molto curioso di vedere e di scoprire quello che sarà il giro di rientro di G-Sport, perché questa gomma soft può garantire circa 20 giri di durata, forse qualcosina di più, credo Gallers. Comunque dobbiamo attendere circa ancora 13-15 giri prima di vedere la seconda sosta di parte di Jay. Dunque siamo indicativamente intorno al giro 51-53, ne avrebbe altri 20 da effettuare su come meglio. Ovviamente l'intenzione di Jay è quella di spremere quanto più possibile questa gomma soft, che sarà la più competitiva, che monterà a corso della gara, per poi percorrere ovviamente meno giri sulla media, che sarà comunque una grandissima gomma che gli offrirà grande prestazione, in quanto gli altri poi avranno delle coperture usurate, avranno delle hard che è vero che hanno una longevità molto molto lunga, però rispetto a una media fresca ovviamente devono avere materia bianca, giusto per fare un piccolo gioco di parola. Però vedremo poi quello che sta del giro di rientro di Jay, che forse con questa strategia non ha nemmeno fatto una scelta sbagliata, anzi sembra che sulla carta possa pagare. Sarà da vedere poi come gestirà i sorpassi che dovrà effettuare in pista, e quelli che potrebbero essere veramente la carta matta potrebbero andare a minare un po' la scelta e le ambizioni di G-Sport, che attualmente ha un vantaggio di
16 secondi e 2 nei confronti di Mattia Metrano, che invece si porta dietro di sé nello zainetto un po' di legge, con un distacco pressoché costante che si gira intorno ai 3-4 decimi, e lo stesso si ripercuote anche su Flaminio, che non perde contatto rispetto ai due piloti che lo precedono e quindi va a esprimere un passo praticamente sovrapponibile. Sì, il ritmo di G-Sport è abbastanza buono, il giro veloce in 1.71, adesso si è assestato più o meno costantemente sull'1.77, 1.78, quindi probabilmente c'è stato il primo drop della gomma, ma comunque riesce a guadagnare ancora molto terreno nei confronti di Metrano e di Legge, quindi al momento sembra funzionare come strategia, poi però bisognerà fare i sorpassi in pista. Credo che lo stesso giro di rientro sarà anche presumibile e ipotizzabile per Flaminio e anche per il Tia Prince, quanto poi loro andranno sulla gomma rossa, che invece è stata montata in maniera anticipata da parte di G-Sport, che forse, cosciente anche dell'errore che aveva commesso, ha ritenuto più opportuno andare ad azzardare in maniera così aggressiva sulla strategia, andare proprio pesante su quello che era una scelta strategica per andare a ovviare quella piccola perdita di qualche decimo che ha accusato in uscita dalla 10, quindi mantenere comunque la posizione in pista e poi andare a ricostruirsi questo gap nelle fasi successive della gara. Certo, una strategia molto ambiziosa, molto complicata, complessa, che necessita di una grande freddezza anche da parte del pilota, perché bisogna mantenersi ovviamente privi da errori e sbobature, bisogna mantenere un ritmo costante e capitalizzare ogni singolo giro che avete fatto su questa gomma soft, perché sappiamo quanto sia poco durevole e dunque bisogna sfruttare al massimo il suo potenziale per i pochi giri per cui viene offerto. Dunque Jay sa che ha tanta pressione adesso al momento sulle sue spalle, sa che forse questa è la sua unica chance adesso per andare a lottare per la vittoria, e credo che se la stia costruendo anche alla grande. Di Legge e Metrano dovranno essere bravi nel riuscire a collaborare per evitare che il sogno di vittoria di Jay si concretizzi. Sì, al momento ora la gomma di Jay non cala, che è quello che stanno aspettando i piloti formati di Blu, una Alpine e una Williams, però forse si stanno un pochino più adattando. Ecco, 1.709 l'ultimo passaggio di J-Sport, che quindi alza leggermente il suo ritmo, però ancora molto competitiva questa gomma soft. Credo che comunque le posizioni dovrà guadagnarsele in pista, perché adesso praticamente ha smesso di guadagnare. Sì, guadagna ancora un qualche decimo al giro, e la sosta qua non è propriamente breve, non sarà comunque facile per il pilota Ferrari nonostante la gomma più fresca. E ragazzi, vi segnalo che Jay potrebbe anche avere, così come tutti gli altri, un altro treno di gomme soft nuove, perché se ha eventualmente impostato le gomme più morbide portate in qualifica, gli ultimi 8 minuti non possono disputare, hanno tutti usato 2 set di gomme morbide in qualifica, quindi potrebbe esserci un nuovo. È girato dei sport incredibile, si girato G-Sport in uscita dalla 10, nello stesso punto in cui hanno commesso quella piccola sbavatura prima del pit. Dunque passa Mattia Metrano, non riesce a passare di Legge, che dunque rimane a panino tra la G-Sport, viene spartito, si frappone la vettura di Jay tra quella di Legge e di Metrano. Legge che però ne approfitta subito adesso utilizzando DRS e ERS, sa di dover approfittare di questa situazione, resiste Jay tirando una staccatona all'esterno, percorrendo anche più metri, resiste momentaneamente l'attacco di Legge, si riporta in seconda posizione sovrasterzo in uscita anche da parte del pilota Williams, che deve stare attento a non farsi sorpassare da parte di Flaminio, forse un po' troppo ambizioso qui di Legge, ha rischiato di perdere anche la posizione nei confronti di Toto Alfa Romeo, fortunatamente può tirare un sospiro di sollievo, rimane in terza casella, ma che grande errore da parte di G-Sport, sempre in uscita dalla 10. Adesso sì che ha reso vano in quelle che potevano essere le sue ambizioni per una vittoria quest'oggi, con una strategia che si andava a discostare in maniera netta rispetto alle scelte effettuate da Mattia Metrano e di Legge, tutto da rifare per il ferrarista, che sa che a questo punto si è giocato forse un po' più di punti. Rimane poi da approfondire quella che era la questione avanzata da Raffaele su quanti treni di gomme abbia ancora gli sport, treni di gomme rosse ovviamente, che avrebbero potuto regalargli ancora un terzo stint di fuoco, praticamente da fare con il pedale dell'acceleratore completamente spalancato. Adesso la sua gara è praticamente compromessa, almeno per quanto riguarda la lotta per la vittoria, un colpo di scena che non ci voleva, un G-Sport che forse anche in un'altra occasione quest'anno era stato vittima di un errore a Jeddah, ma anche in un altro appuntamento, se non erro, credo che G-Sport fosse nato in testa a coda. In entrambi i casi era riuscito a metterci una pezza, Jeddah addirittura ottenne la vittoria. Quest'oggi forse la vittoria non riuscirà a ottenerla, però inizia da questo sorpasso nei confronti di Mattia Metrano la sua risalita, la sua piccola rimonta che dovrà andare a confezionare, perché
sa che dovrà andare a effettuare un altro pit stop, poi vedremo se monterà gomma rossa o gomma media, però quello che è certo è che J-Sport dovrà ancora una volta andare a fermarsi all'interno della sua zona lane per sostituire i pneumatici, in quanto queste gomme soft non arriveranno mai fino alla fine. Di certo questo sesta coda è stato un grande assist da parte di Matteo Nettano di Legge, che forse sarà stato motivato nuovamente a lottare ancora con più ferocia nei confronti di Metrano e di qualsiasi altro pilota che si possa frapporre tra sé e il sogno di vittoria, in quanto ha visto come Dunlan può ricostruire le sue speranze per una vittoria quest'oggi, quindi di andare a recuperare più punti nei confronti di J-Sport di quanto magari non pensasse fino a due giri fa. Esattamente, in questo momento J-Sport sta pregando gli dei della safety car, perché senza di essa farà molta fatica a terminare in una posizione di vertice. Una gomma soft che adesso inizierà a perdere prestazione, dovrà ancora fermarsi e sarà tanto indietro se non ci dovesse essere una neutralizzazione. Mancano 28 giri alla bandiera scacchi, quindi siamo ufficialmente entrati in quello che è l'ultimo terzo di gara, praticamente ci mancano pochi giri fino al raggiungimento dell'ultima fetta di questo Gran Premio, con un J-Sport che aveva un vantaggio di 7 secondi praticamente su Metrano, adesso un vantaggio che si è ridotto a 6 decimi. Abbiamo già detto quello che è successo più volte, abbiamo visto approfondito un errore che non accade spesso da parte di J-Sport, comunque veramente una eccezione che quest'oggi ha afflitto il pilota Ferrari, che adesso ho ricordato dove aveva commesso l'ultimo errore, alla Pandoro Race, ovviamente un evento in importanza molto inferiore rispetto a quello che è una gara di campionato, specialmente se parliamo di Master League, giusto per fare un po' di ironia. Nella prima sprint race J-Sport fu vittima di un testa coda e poi riuscì a rimontare fino alla seconda posizione e coronare poi il sogno della vittoria finale della Pandoro Race, ottenendo il successo nelle successive due gare, nella successiva sprint e poi Future Race. Ma tornando a noi, tornando per quanto riguarda la gara odierna nel circuito del Red Bull Ring, abbiamo una situazione invariata nelle prime tre posizioni, con invece un Fit Flaminio che si è fatto leggermente più pressante alle spalle di Legge. Adesso questa gomma media sa che deve sfruttarla al massimo, ma è molto difficile fare il sorpasso, anche perché sia di Legge che Metrano possono utilizzare il DRS, quindi Flaminio vede mettersi praticamente i bastoni fra le ruote da parte dei due piloti cromati di blu, come dicevi tu prima Ale, mentre anche Stem rimane lì a fare lo spettatore, sa che non deve comunque andare a forzare il sorpasso, anche perché arriverebbe davanti a Flaminio comunque una volta che lo stesso pilota Formeo andrà ad effettuare la sua sosta, mentre deve guardare gli specchietti nei confronti di Manuel Juve, che partiva dalla quarta posizione, ne ha perse due, è vero che ne guadagnerà poi una sfruttando la sosta di Flaminio, ha perso quella posizione nei confronti di un J-Sport che con una partenza bruciante ha lasciato sui blocchi di partenza non solo Manuel Juve ma anche lo stesso Stem, che per un attimo era stato scavalcato proprio dal ferrarista. A Metrano ha preso il secondo avviso due giri fa, quindi per lui i bonus sono finiti, la prossima volta che taglierà parte del circuito saranno 3 secondi automatici. Questa è l'ennesima mano dal cielo per Di Legge, sembra che le connessioni astrali del pilota Williams si stiano allineando tutte per andare a definire un destino. Oggi lui doveva vincere e sembra che si stiano appunto andando a creare quelle che sono tutte le condizioni necessarie per ottenere una vittoria quest'oggi, a meno che di colpi di scena incredibili che già sono stati presenti in questa gara e che andrebbero ad aggiungere ancora più contenuto, ancora più incertezza al risultato del Gran Premio odierno. J-Sport che deve ancora andare a effettuare il pit stop, autore di un testa coda pochi giri fa, Mattia Metrano in bilico nell'ottenimento di un terzo warning che andrebbe a decretare l'assegnamento di una penalità di 3 secondi proprio a carico del pilota Alpine, e che quindi promuoverebbero virtualmente in seconda posizione, in prima posizione adesso il stop di J-Sport, lo stesso di Legge. Legge adesso non ricordo quanti warning avesse, ma lui dovrà stare uno attento, ancora due, ancora una warning di margine. Lag di Legge, chiedo venia, spero si stabilizzi, altrimenti dovremmo chiedere di lasciare strada, perché è tanto lag, anche dalla live ho visto si muove tanto. Dicevamo prima di connessioni astrali, ecco, forse abbiamo parlato un po' presto, perché questa è una notizia che proprio non ci voleva per Di Legge, che di volte quest'anno è stato afflitto da problemi di connessione, due disconnessioni, oggi ancora tormentato dal lag, o meglio tormentati gli altri piloti dal lag di Legge che insegue comunque Mattia Metrano a distanza ravvicinata, ma a preoccupare appunto sono i piloti che fanno seguito a Di Legge, parliamo ovviamente di Flaminio e di Stem, che di certo devono avere
momento anche loro abbastanza tumultuoso, il dover inseguire il pilota che occupa la seconda posizione in virtù proprio di questi problemi di connettività, di connessione. Mentre molto vicino anche adesso Manu Juve nei confronti di Slema, ma credo che non vedremo dei sorpassi nel breve termine. Ale, veramente molto molto complicato riuscire a trovare la via del sorpasso in queste condizioni, in questa fase della gara. Sì, anche perché manca ancora un po', sappiamo che saranno gli ultimi giri, saranno quelli decisivi. Flaminio deve ancora fare una sosta, così come il Fiat Prince, quindi il gruppo sarà di 5 piloti, ovvero la metteremo di legge Slem, Manoli Uve e Marco Ganu, con Marco Ganu con 8 secondi di penalità, quindi è lì soltanto virtualmente, sperando che di legge effettivamente si stabilizzi, perché sono un paio di giri che anch'io lo vedo leggermente laggare, adesso lo vedo forse leggermente meglio, no? Sta laggando ancora, speriamo che questa cosa possa risolversi a breve, perché sarebbe l'ennesima sfortuna della stagione di legge. Dopo il pit stop invece J-Sport è rientrato in decima posizione alle spalle di Lopez, che ha montato alla fine gomma media. Non sappiamo se avesse un altro treno di gomme soft a disposizione, forse valutando le condizioni del precedente set di pneumatici ha deciso che per arrivare fino alla bandiera a scacchi non sarebbero stati sufficienti i giri che lo separavano, e dunque ha preferito andare sulla gomma media per accompagnarlo fino al traguardo. Gomma media che ovviamente rispetto ad una gomma rossa perde di prestazione, paga qualche decimo di ritardo rispetto alla gomma gialla, e quindi andrà a concludere la gara su questo set di pneumatici che di certo non gli garantisce la miglior prestazione in pista, però di certo migliore rispetto a tutti gli altri piloti che occupano il tracciato allo stato attuale. Infatti G-Sport monta le gomme più fresche dell'intero pacchetto di piloti presenti in griglia. Adesso effettua anche il sorpasso nei confronti di Lopez, valevole per la nona posizione, e si trova già a 5 decimi di ritardo rispetto al compagno di squadra Zeta Pro Mauro, che probabilmente non opporrà nemmeno troppa resistenza, lascerà transitare G-Sport in tutta sicurezza, cercando di non essere braccato poi da Lopez, che alle spalle che è pronto a approfittare di un eventuale cambio strategico di posizione in casa Ferrari, cambio strategico che viene proprio in questo istante in fase di staccata per Curva 4, passa G-Sport, ottava posizione per lui, e adesso il prossimo pilota è il Tia Prince, che si trova a 5 secondi di distanza. Sì, può puntare alla sesta posizione, forse quinta, se Ganu dovesse perdere terreno con le penalità, viste le soft che dovranno ancora esserci. Nel frattempo, comunque, a Metterano sta facendo un bel passo, perché di legge non riesce a essere tanto vicino. Fa fatica di legge ad avvicinarsi, hai ragione, non più come una volta, vi ricordiamo che era intorno ai 3-4 decimi, adesso invece appare più distaccato di legge, che forse sta approfittando anche per rifornire quella che è la sua batteria ibrida, ma ad ogni modo salutarlo comunque il DRS basterebbe solo per avvicinarsi in maniera sensibile a Mattia Medrano. Sappiamo che di legge è solito fare questo tipo di strategia, di andare a lasciare un po' di spazio al pilota che lo precede per poi bruscamente riportarsi molto a contatto per prenderlo alla sprovvista e cercare di portare a termine il sorpasso. Vedremo se anche in questo caso di legge sta attuando la sua solita strategia o si tratta semplicemente di un passo superiore a quello espresso da parte di Mattia Medrano quando mancano 22 giri al termine del Gran Premio. Diciamo che c'è tutta la distanza di gara possibile per andare a costruirsi un'opportunità per ottenere la vittoria, anche se adesso Medrano prende ancora più margine, era salito intorno ai 6 decimi il vantaggio del pilota alpina nei confronti della Williams di legge, 6 decimi che si concretizzano e si stabilizzano diventando addirittura 7 in questo momento, quindi probabilmente Medrano sta cercando di spingere un po' di più, e di legge sembra aver accusato questa intenzione da parte di Medrano almeno parzialmente. Ovviamente siamo ben lungi, ben lontani dall'escludere di legge dal DRS, però ecco, è un'ottima espressione di passo quella di Mattia Medrano, che più volte questa stagione ha brillato per quella che era il suo ritmo in gara. Mentre Flaminio non riesce a matchare, non riesce a replicare quello che è il passo di legge e a stare a stretto contatto anche con il pilota Williams, ormai queste sue gomme medie iniziano ad avere anche una certa usura a proprio carico, quindi diciamo che è finito il picco di prestazione che potevano offrire queste coperture, e tra poco Flaminio andrà ai box, forse anche a partire da questo giro. 20 giri con le gomme soft credo siano fattibili per quanto riguarda la distanza di gara da coprire, perché G-Sport credo ne abbia coperti meno, però ricordiamo che è stato protagonista di questa coda che di certo ha pregiudicato lo stato dei pneumatici. Certamente ormai Flaminio è molto vicino alla sosta, ricordiamo che prima i piloti hanno fatto dai 24, 25, 26, 27 giri, immagino che adesso monterà gomma soft, mancano meno di 20 giri al termine, quindi potrebbe essere
una sorta di gara sprint per lui. Gesport intanto è arrivato alla corte del Tiaprins. Tiaprins deve andare anche lui ad effettuare un'ennesima sosta in questa gara, la seconda e ultima, per andare a soddisfare quelli che sono i requisiti di gara, quindi sarebbe già comunque settimo Gesport. E il fatto che però la vettura di Tiaprins sia davanti a quella della Ferrari capitanata dal numero 46 ovviamente necessita di andare a effettuare un sorpasso, però qua quasi lo tocca la percorrenza di curva 3. Immagino che Gesport vada adesso a concludere la manovra, infatti si va da parte di Tiaprins, lascia transitare la vettura numero 46 come abbiamo detto in precedenza, che adesso sì che si appropria in maniera definitiva della settima posizione. Marco Gano questa volta dista 10 secondi in pista, che saranno ovviamente minori in quanto pende sul capo di Marco Gano una penalità pari a 8 secondi, quindi certo un distacco, un gap piuttosto ridotto. Se andiamo ad applicare questa penalità ci giriamo intorno al secondo come distacco in tempo reale. Davanti invece Flaminio non rientra, Flaminio rimane dietro a Mattia Metrano, sembra tutto quanto calmo prima della tempesta, tempesta che sappiamo arriverà, sappiamo che adesso mancano ancora 18 giri, ma quando inizieranno a mancarne 10, 8, secondo me non saranno più così tanto calmi. Questa gara potrebbe accendersi veramente negli ultimi giri, nei giri finali, perché allora c'è da considerare che Flaminio andrà a effettuare la sosta, quindi avremo ricomposto il trio a Metrano, Dilegge, Slam. Slam sappiamo che ha meno passo sulla carta, almeno rispetto a Dilegge e a Metrano, però potrebbe essere pronto a giocarsi un jolly proprio negli ultimi giri, in quanto abbiamo visto che comunque sfruttando il DRS è riuscito all'interno del primo stint a rimanere a contatto con i piloti che invece avevano più ritmo. Quindi di fronte magari ad eventi particolari o una battaglia troppo ferrata tra Dilegge e Metrano, ecco che Slam potrebbe essere pronto ad approfittarne, come si suol dire, tra i due litiganti il terzo gore. Mentre Dilegge, ormai pilota esperto, conoscendo bene certe dinamiche, potrebbe accendere il Gran Premio giusto negli ultimi due giri, portando a termine il sorpasso all'interno della penultima tornata, difendendosi fino alla morte nell'ultimo giro, dando fondo a tutto l'ersi disponibile, ricorrendo a qualsiasi risorsa possibile per cercare di mantenere le sue spalle Mattia Metrano, che del resto ovviamente opporrà una grande difesa, una grande resistenza al sorpasso che arriverà in maniera eventuale da parte di Dilegge, perché da capire prima come procede la situazione lag per il pilota Williams, che era stata riportata giusto qualche giro fa. Non abbiamo più avuto aggiornamenti, quindi speriamo che si sia risolta, sia andata migliorando questa sorta di inconveniente, che quindi possa lottare fino all'ultimo giro per l'ottenimento di un successo qui in terra austriaca, che riaprirebbe in maniera inaspettata e un po' sensazionale anche quelle che sono le sorti di campionato. Ovviamente non ci troveremo di fronte ad un ribaltone incredibile, però ecco che Dilegge andrebbe ad accorciare in maniera sensibile quello che è il suo gap, che attualmente ammonta a 29 punti rispetto alla vetta occupata da J-Sport. Sì, al momento mi sembra essersi stabilizzato, non so cosa ne pensa Hiroshi, è quello che si vede da live, ma è già qualche giro che Dilegge lo vedo molto stabile, molto più stabile rispetto a prima, quindi speriamo che sia scongiurato il pericolo di lascia passare. Mentre Flaminio rientra in box, Slam lo affianca, forse ha perso qualcosina il tiro della McLaren, attenzione perché Manuel Liwe potrebbe approfittarne. Intanto rientra Flaminio, che dunque va a effettuare l'ultima sosta. Slam adesso si trova un secondo e uno di ritardo rispetto a Dilegge, che è molto molto vicino nei confronti di Metrano, potrebbe provarci addirittura in questa occasione. Fatti così, si affianca, si difende a Metrano, ma la sua difesa è praticamente inutile in quanto la velocità di Dilegge era molto superiore rispetto a quella della Pin. Dunque riesce a portare a termine il sorpasso con estrema facilità, si rimette a dettare il passo, si riappropria la leadership di questa gara per la seconda volta e per la terza volta in questo Gran Premio. Si trova a dover condurre il gruppo degli 11 piloti presenti quest'oggi. E intanto avevamo visto anche una grafica interessante che è stata girata giusto pochi secondi fa in quella che era la classifica provvisoria piloti. Adesso stiamo vedendo quella costruttori, con la Williams in prima posizione quota 203 punti, mentre 191 la scuderia di Maranello. Ricordiamo che è una classifica che comunque varierà una volta che verrà esposta la bandiera a scacchi, anche perché J-Sport adesso sarebbe quinto e concluderebbe davanti a Marco Gano, e adesso credo forse anche nei confronti di Manuel Juve, con il passo che sta mantenendo J-Sport, che quindi concluderebbe in quarta posizione verosimilmente. Dunque Dilegge andrebbe a guadagnare sì tanti punti, tanto testa a coda da parte del Tiaprins, che si trova all'interno del terzo settore dopo curva 8 nel breve tratto di rettilineo che poi porta a curva 9, questa velocissima piega verso destra. Credo che forse abbia anche dei danni il Tiaprins, se puoi confermarlo pure te, Gallians, quella che è la situazione sulla monoposto del Tiaprins, mentre abbiamo visto adesso l'aggiornamento della classifica piloti, quota 154 da parte di J-Sport, ne guadagnerebbe 8,
mentre 142 da parte di Regge, che assottiglierebbe a 12 punti solamente il ritardo della vetta. Ricordiamo che prima di questo appuntamento erano 29, quindi un recupero veramente colossale quello messo a segno da Di Regge fino a questo momento, ricordiamolo. The Prince nessun danno, che però ha colto l'occasione dello spin per rientrare in box, anche lui a montare gomma soft. Vedremo chi farà il giro veloce tra lui e Flaminio a questo punto. Flaminio attualmente nono, un secondo uno di ritardo rispetto a Lopez, che dunque potrebbe anche approfittare magari di andare a guadagnare giusto quei due decimi che vengono collezionati in questo istante da parte di Flaminio per poter azionare il DRS e quindi andare a mettere a segno una prestazione ancora più mostruosa. Si trova all'interno del terzo settore, alle spalle di Lopeschi, quindi potrebbe approfittare giusto nel giro successivo di quella che è l'opportunità di utilizzare il DRS, sperando di non avvicinarsi in maniera troppo sostanziale a quella che è la McLaren di davanti. Per la prima volta lo attiva adesso sul rettilineo di partenza, avrà poi una seconda occasione nel prossimo rettilineo e una terza occasione in quello che è poi il tratto dopo curva 3. È veramente molto molto vicino qui Flaminio, che può usare anche la scia, sorpasserà senza troppi problemi Lopeschi, che infatti si fa anche la parte, non si difende, occupa la porzione sinistra del tracciato. Qui non sarà ottimale la percorrenza di Flaminio in fondo a curva 3, in quanto deve ottenere molta più rotazione dalla vettura per quanto occupasse la porzione intermedia del tracciato, quindi molto più difficile affrontare la curva. Poi adesso è lanciatissima verso curva 4 con DRS chiuso, però quindi andrà a perdere qualcosina. Certamente, mentre Di Regge come al solito non riesce a fare la differenza, questo fa capire quanto sia difficile andare via su questo circuito. Nessuno è riuscito ad andare via. Temevo che potesse esserci magari una fuga di alcuni piloti, invece no, ancora il gruppetto in, se non fosse per il problema di G-Sport, sarebbe di 6 piloti, con G-Sport che tra l'altro sta tornando sotto i 5 secondi da Marco Gano, quindi chissà che potrebbe, che non ci possa essere un finale di gara infuocato, per quanto il pilota Ferrari anche lui arriverebbe con le gomme abbastanza al limite. Veramente incredibile, 5 secondi se consideriamo quella testa coda che gliene ha fatti perdere, se non erro, proprio 5, perché erano 6-7 secondi che aveva di vantaggio nei confronti di Ametrano, poi Ametrano lo ha sorpassato, quindi idealmente si è perso 7 secondi nei confronti di Ametrano nel buon G-Sport. Riuscire ad essere intorno ai 7 secondi dallo stesso Ametrano di G-Sport in questo istante è qualcosa di incredibile. Perso veramente poco, è riuscito a limitare i danni in maniera incredibile il pilota della Ferrari, ovviamente sfruttando poi questa gomma media che ha un passo decisamente superiore in termini di prestazione rispetto a quelli che possono essere i ritmi espresso dai primi 5 piloti in questa fase di gara, con Marco Gano che ovviamente continua a perdere nei confronti di G-Sport proprio per il fattore che vi abbiamo appena descritto, mentre si è avvicinato leggermente in questo giro Mattia Metrano. Ovviamente non ha mai perso il contatto nei confronti di Di Regge, potrebbero vedere un nuovo controsorpasso da parte dell'Alpine nei confronti di Di Regge nei giri a seguire e poi gustarci la battaglia finale negli ultimi giri, che a questo punto rimane veramente molto in bilico perché non sappiamo come ci arriveremo. Se dovessimo arrivare in queste circostanze con Mattia Metrano che insegue, ovviamente Di Regge sarebbe un po' sfavorito, mentre tutto il vantaggio andrebbe a favore di Metrano. Un conto però è parlare di pronostici, un conto è parlare di probabilità e un conto invece è guadagnarsi appunto in pista per questo passo. Tanto che il Sdeno è molto vicino da Metrano adesso, adesso è molto vicino il Sdeno da Metrano di quanto Metrano non sia vicino a Di Regge, quindi una lotta a tre che alla fine si è concretizzata con Sdeno che doveva essere sulla carta quello che aveva meno passo e invece adesso è quello che mette più pressione nei confronti di Metrano. Sì, statisticamente il pilota con la gomma più fresca tra questi, senza contare ancora G-Sport, e Manuel Juve con 28 giri di hard, 29 per Di Regge e Sdem, che sono i favoriti perché oltre a essere davanti a Manuel Juve, il pilota dell'Aston Martin ha 3 secondi di penalità, che è praticamente, se non dovessero succedere cose eclatanti, questo Gran Premio lo terminerà fuori dal podio. Sì, come dicevamo prima, 4 secondi possono essere fatali, perché essendo tutti molto vicini ai piloti, tutti in ultimo DRS, è facile scivolare giù di parecchie posizioni, mentre G-Sport mantiene un guadagno costante di un secondo giro, mentre ci siamo perché rompe gli indugi Sdem, porta a termine il sorpasso nei confronti di Ametrano, che nemmeno si difende, dunque può sfruttare la traiettoria più vantaggiosa Sdem, che va a bloccaggio in arrivo alla 3 per evitare di tamponare la vettura di Regge lì davanti. Si appropria dalla seconda posizione Sdem, anche Manuel Juve riesce nel sorpasso nei confronti di Ametrano, che dunque perde 2 posizioni in una curva. Forse non si aspettava l'arrivo del pilota Aston Martin, che si difende anche in arrivo a curva 4, va però lungo, può tentare un incrocio qui Ametrano ma non riesce
nel suo intento, si è difeso in maniera veramente molto intelligente come la Juve, perché si è posizionato al centro della pista giusto nelle fasi finali, non ha dato opportunità ad Ametrano di infilarsi nuovamente per recitare il sorpasso. Dunque è stato costretto ad accontentarsi momentaneamente di questa quarta posizione, e di ciò ne sta traendo beneficio ovviamente di Legge, che sa che potrebbe capitalizzare, potrebbe sfruttare questo momento per dare uno strappo e cercare di relegare al di fuori del secondo Stem, che però non si è fatto prendere alla sprovvista e sta rispondendo sul cronometro a quelli che potrebbero essere i tentativi di Legge. Il distacco rimane stabile sui 7 decimi, ma la Juve paga 4 decimi nei confronti di Stem, mentre Mattia Metano insegue con un'ombra all'Aston Martin che lo ha appena sorpassato. Di certo non si sarebbe mai aspettato un epilogo del genere. Mattia Metano ancora i giri a sufficienza per poter rimettere in piedi e rimettere in sesto la sua situazione, però ha perso veramente tanto in quest'ultima tornata. Non ho visto personalmente se avesse commesso un errore il pilota Alpin, però è stata abbastanza improvvisa la perdita di prestazioni accusata da Mattia Metano. Le gomme iniziano a essere un po' vecchiotte, 31 giri per il Jazdem, 33 per Metrano. Sì, devono ancora fare alcuni giri, ma probabilmente l'usura sta iniziando a farsi sentire. Mentre Mauro rientra in box a montare gomma soft, immagino, per tentare il giro veloce. Jay sta guadagnando un'infinità, 1:08 da Marco Gano. Marco Gano che, ricordiamo, adesso sarebbe comunque alle spalle di J-Sport se venissero applicati i secondi di penalità che sono a carico del pilota Williams. Pilota Williams che ovviamente giocherà un ruolo chiave, per quanto può essere comunque considerato importante nell'economia della gara, perché è il compagno di squadra di Legge e ovviamente sa che deve ritardare il più possibile quello che potrebbe essere l'arrivo di J-Sport. Sa che deve far sì che il pilota Ferrari perda quanto più tempo può garantire Marco Gano, anche se il divario tra le due monoposto adesso, tra le prestazioni offerte ai due piloti, è praticamente incolmabile. Scorre un abisso tra quelli che è il ritmo di Marco Gano e di J-Sport, però ovviamente una decisione strategica in casa Williams potrebbe essere quella di far perdere tempo a J-Sport, di sacrificare Marco Gano per ritardare, come dicevamo, l'incursione del pilota Ferrari, che sebbene si trovi adesso nella sesta posizione è ovviamente sempre un avversario temibile che rappresenta una costante minaccia a qualsiasi tipo di risultato, anche per la vittoria a questo punto, perché mancano 10 giri e si trova adesso proprio all'interno del DRS di Marco Gano. Marco Gano che è all'interno del DRS di Ametrano, che risalendo per la classifica è all'interno del DRS di Mario Juve, che è all'interno del DRS di Stem e poi di Legge, quindi sono veramente tutti in un fazzoletto. Bisogna vedere, perché adesso J-Sport ha guadagnato tanti secondi ai piloti davanti, ma adesso si tratta di passare, adesso arriva il compito più difficile. Per quanto non mi aspettavo arrivasse così tanto in fretta, 15 giri di media contro i 35 di Marco Gano su hard, quindi probabilmente la gomma media ha ancora qualcosina da dare. Allora, ho visto i livelli energetici dei vari piloti presenti in pista, che non andrò a riferire, mentre J-Sport adesso si appresta a compiere il primo sorpasso ai danni di Marco Gano, che si difende e lo spinge anche leggermente fuori pista, non vuole garantirgli un centimetro di più di quanto non sia concesso, lo spinge nuovamente fuori pista alla Remus, molto rude qui la difesa da parte di Marco Gano, che sa che deve spalleggiare il compagno di squadra, sa che sta giocando una posizione, sta giocando un ruolo importantissimo in quello che potrebbe essere il risultato finale portato a casa quest'oggi da Di Legge. Ma J-Sport lo sa, deve mantenersi freddo, non deve reagire a questi tentativi ovviamente da parte dei piloti Williams, che sono fini a raggiungere il massimo risultato possibile quest'oggi. Sa che chi ha più da perdere è proprio lo stesso J-Sport, dovrà orchestrare meglio il prossimo tentativo di sorpasso, facendo pesare magari un po' di più con l'ERS e col DRS quei chilometri orari di punta in più rispetto alla vettura di Gano, considerando che anche lo stesso pilota Williams avrà l'ala mobile, quindi è ancora più complicata la questione per J-Sport, che però potrà fare affidamento su queste gomme medie più fresche che consentono un grip maggiore rispetto a quanto non possa usufruire adesso Marco Gano. Marco Gano che è stato subito riacciuffato dalla Ferrari di J-Sport, la Ferrari numero 46 è un'ombra che insegue con una costanza infinita quella che è la sagoma della Williams di Marco Gano, che riguadagna qualche metro in uscita da curva 1, non è più così vicino come il giro precedente J-Sport, che allora probabilmente non tenterà qui il sorpasso, potrebbe invece arrivare in fondo a curva 4, che abbiamo visto essere il punto preferito, il punto in cui Jay riesce a fare la differenza, mentre lì davanti vediamo affiancati Manu Juve e lo stesso Stem, che cerca di difendersi con i mezzi che gli rimangono. Alla fine non deve nemmeno ricorrere a strategie troppo aggressive il pilota McLaren, che riesce a conservare la seconda posizione. Di Legge
mentre Di Leggio è riuscito a scappare 1 secondo e 3, il distacco in tempo reale tra Di Leggio e Slam. Avevo visto i livelli di batteria di Di Leggio e di Slam, c'era una differenza piuttosto importante a favore ovviamente del pilota Williams, differenza che in questo caso sta pesando proprio a favore di Di Leggio, che sta sfruttando al massimo quello che è il suo potenziale ibrido in questo momento, e ovviamente questo sarà un vantaggio che andrà ad essere incrementato anche nei giri a seguire, in quanto Slam non potrà più utilizzare il DRS e dunque il suo principale vantaggio, la sua principale arma contro Di Leggio sarà resa vana, mentre T-Sport non è riuscito a trovare la via del suo passo nei confronti di Marco Gano. 2,5 decimi a separa le due vetture, con Gano che allora riesce in qualche modo a far valere anche queste, quelle che sono le prestazioni di certo inferiori rispetto a quanto non possa garantire adesso T-Sport, ma che comunque si mantengono efficaci per sostenere la causa di Di Leggio. Ci prova adesso con una dive bomb incredibile T-Sport, trova alla fine il pertugio adeguato, trova lo spazio, gli viene garantito lo spazio necessario anche da parte di Marco Gano, riesce a salire in quinta posizione con un Gano che adesso non può rispondere, si trova troppo attardato, e allora è un sorpasso portato a casa da parte di T-Sport, che deve andare a sorpassare un avversario altrettanto ostico. Parliamo di Mattia Meltrano, che si rivale praticamente di una gara e che adesso si trova inspiegabilmente in quarta posizione dopo aver subito, attenzione, si gira mano Juve, si gira mano Juve, tamponamento a catena tra Meltrano, T-Sport e Marco Gano, un tamponamento enorme, un incidente incredibile è avvenuto tra curva 6 e curva 7, attenzione, incredibile. Si è girato Manuel Juve di traverso nel rettilineo che congiunge curva 6 e curva 7, un sovrasterzo di potenza, tamponamento poi è venuto prima da parte di Mattia Meltrano, poi con G-Sport e poi ancora da parte di Marco Gano, un incidente mostruoso, veramente di una portata incredibile, che non solo compromette ovviamente quella che erano le mire per un podio da parte di G-Sport, ma anche quella che era stata un'ottima gara da parte di Ametrano. Ne approfittano praticamente tutti lì davanti, rientrano tutti i box, ovviamente sarà una gara sprint con i piloti che potranno sfruttare treni di gomme soft completamente nuove. G-Sport costretto al ritiro, ma Juve è costretto al ritiro anche sul pilota Aston Martin, che è stato praticamente il principio da cui si è generato l'incidente, ha costretto ad abbandonare la gara a G-Sport, che non si sarebbe mai aspettato un epilogo del genere dopo quel testa coda e dopo quella rimonta che ci aveva regalato, che avevamo seguito nei giri precedenti. Adesso dovrà guardare lo sviluppo finale della gara da parte dei vari piloti dal suo box, dal suo muretto, e ci gusteremo un finale con una gara sprint. Forse avremo 2-3 giri di gara in cui i piloti si daranno battaglia tutti ad armi pari. Di Leggio era riuscito a scappare sfruttando saggiamente quella che era una battaglia tra Slam e Manuel Juve, e sfruttando saggiamente quella che erano i livelli energetici accumulati da Di Leggio stesso nei giri precedenti, ma adesso sarà reso tutto vano perché si trovano tutti ad armi pari, tutti con l'ERS al 100% e con DRS escluso per almeno 3 giri. Si sta profilando veramente un finale di gara molto interessante. Dispiace ovviamente per quello che sarà il risultato da parte di G-Sport, che sarà costretto a capitalizzare e concludere l'appuntamento austriaco con 1-0 sulla classifica generale, e a questo punto Di Leggio sarà più motivato che mai nel andare a portare a casa una vittoria che significherebbero 25 lunghezze guadagnate nei confronti di G-Sport e un distacco complessivo in classifica ridotto a solamente 4 punti. Un finale di gara incredibile qui in Austria. Ragazzi, se vogliamo possiamo rivedere il fattaccio che è successo attraverso il Fit Focus. Infatti eccolo qui, già pronto, e andiamo a vedere proprio al rallentatore cosa è successo. Come avete detto voi, appunto, Manuel Juve pizzica leggermente il tappetino esterno, si gira, va in testa coda, anzi no, non lo tocca, ecco, infatti ecco, questa qua è l'immagine che volevo vedere. A quanto pare si gira da solo, perché come potete vedere le strisce adesso compariranno in sovraimpressione, le strisce iniziano da metà curva, quindi lui la perde a metà, quindi in accelerazione, come se accelerasse prima, però è strano perderla lì perché l'accelerazione è già alta. In quel punto non dovrebbe esserci il classico pattinio, quindi l'ha persa un po' strana Manuel Juve lì, sì, in quel punto interno lì, un po' atipica come cosa, o forse ha stretto troppo lì, può capitare. Posso dire molto fortunato a Meltrano a non ritirare la macchina, perché ha preso veramente in maniera molto forte la Aston Martin mentre si riparte in questo giro, quindi sì, sicuramente peccato per G-Sport. Di Leggio in questo momento però si starà fregando le mani, per quanto adesso però la vittoria se la deve sudare.
sarà veramente molto difficile di riesce a resistere con praticamente 7 piloti alle sue spalle, però 8 piloti alle sue spalle. Riparte in questo momento il Gran Premio con Riegge che esita ancora a dare lo strappo finale per la ripartenza del nono appuntamento della Master League, che viene in questo istante con Riegge che guida il gruppo, seguito da Stemmi in seconda posizione, poi Fit Flaminio adesso in lotta per un podio che avrebbe del sensazionale. Andiamo a seguire questi ultimi 4 giri di gara che andranno a regalarci quello che è il nome del vincitore del Gran Premio odierno, dopo quell'incidente che ha avuto dell'incredibile, del sensazionale, che ci sta regalando questo finale veramente unico. Stemmi si avvicina tantissimo sfruttando la scia, sfruttando anche dell'ERS, non vuole concedere alcun metro di troppo a Di Legge, cosciente anche di quello che è successo poco prima dell'incidente, in cui Di Legge era riuscito a guadagnare un cuscinetto piuttosto importante per quanto riguarda il gap accumulato, che si attestava intorno a 1 secondo e 3. Non vuole più dare questa sicurezza, non vuole più dare questo vantaggio a Di Legge, che allora dovrà sudare fino all'ultimo giro del Gran Premio questa vittoria, che dovrà essere ottenuta davanti ad una McLaren scatenata di Stem, che dopo aver ottenuto il primo successo in Master League 3 settimane fa in Gran Bretagna a Silverstone, vuole ovviamente fare una vittoria back to back, vuole riconfermare quello che è un ottimo rendimento in questa stagione della Master League, che è stato espresso sin dalla prima gara e sin dalle prime qualifiche in cui ha ottenuto più volte la pole position. Adesso Di Legge sembra però riuscire a ripiantare un po', riuscire a mettere dei metri importanti tra sé e la McLaren all'interno dell'ultimo settore, ma non saranno sufficienti una volta che verrà attivato il DRS, che ironia della sorte sarà disponibile ovviamente all'interno dell'ultimo giro. Intanto giro più veloce di gara da parte di Di Legge, un primo 0.6.7. Si giocheranno ovviamente le migliori prestazioni in gara da qui fino alla bandiera scacchi, perché tutti si chiuderanno con una gara sprint. E adesso il gruppo si è frammentato, difatti Lopez che paga 1 secondo nei confronti di Mattia Medrano, che allora è l'ultimo pilota di questo praticamente gruppo di 4 drivers che si contendono la vittoria e il podio. Podio che adesso terminerebbe ovviamente con la Formula di Flaminio, che è praticamente una costante in quelli che sono i vertici della classifica, in quelle che sono le posizioni alti di questo ordine dei piloti. Resiste ancora una volta la difesa di Legge dinanzi ad uno Stem che forse sta attendendo a questo punto l'attivazione del DRS per andare ad assestare un colpo preciso per garantirsi la vittoria, per garantire il successo dinanzi alla Williams di Legge, che però ovviamente non gli concederà con troppa facilità questa vittoria. Sì, nel frattempo è disponibile il driver of the day ancora per qualche minuto. Io come al solito consiglio di aspettare il termine della gara per votare, anche perché qua può ancora succedervi tutto. Occhio da Medrano che è molto vicino adesso a Flaminio, lo percorre praticamente come se fossero una vettura sola, 2 decimi a separare la terza dalla quarta posizione. Stiamo attenti anche lì davanti perché Stem è incollato alla vettura di Legge, viene attivato adesso per la prima volta dopo la ripartenza del DRS. Stem si avvicina tantissimo, potrebbe forse provarci anche se è ancora un po' troppo lontano. Infatti così si fa semi difensivo di Legge, si sposta giusto verso la fine della staccata, verso la porzione più intermedia del tracciato, e non lascia spazio ovviamente a Stem, che allora deve ancora inseguire, ma può sfruttare nuovamente la scia, nuovamente il DRS. Qui in arrivo a curva 4, ancora forse un po' troppo distante, e infatti lascia che sia Di Legge a staccare un po' più tardi per impostare una migliore traiettoria in uscita. Non trova la via del sorpasso in questo giro, alla 70ª tornata della 71 prevista, e allora la verità arriverà nel giro successivo, l'ultimo disponibile per questa gara, per vedere chi tra i tre transiterà davanti all'altro. Nemmeno Mattia Medrano è riuscito a confezionare il sorpasso nei confronti di Fit Flaminio, che allora resiste in terza posizione, resiste perché sa anche quanto sarebbe importante questo podio per la sua Alfa Romeo. Con Giovi, il suo compagno di squadra, il relegato in ultima posizione, nonché la nona presente nel gruppo di piloti quest'oggi. Inizia adesso l'ultimo giro di gara qui in Austria, dopo una gara sensazionale, dopo una gara confezionata e colmata da colpi di scena incredibili, anche inaspettati. Stem si sta giocando la vittoria con un Di Legge che è rimasto praticamente in attesa, è riuscito a prendersi questa pole position, ha subito sorpassi da parte della Medrano di G-Sport, ma alla fine è sempre riuscito a ricomporsi. Adesso si deve difendersi qui dalla Remus, perché Stem è riuscito a staccare tardissimo, una dive bomb eccezionale, si prende l'interno, sembra anche prevalere in uscita. Abbiamo un nuovo leader con Stem che guida davanti a Di Legge, che però non molla, rimangono affiancati entrambi in arrivo a curva 4 con Di Legge che sarà costretto a percorrere la traiettoria più esterna. Stem invece che può staccare molto più forte all'interno, sembra essere davanti il pilota McLaren, tenta un incrocio qui Di Legge che non riesce, dunque si deve arrendere per il momento a quella che è l'egemonia di Stem. Si ributta però qui in curva 6, non c'è spazio, leggero contatto che arriva tra i due, conserva il controllo della vettura Stem, che allora è di nuovo leader, è ancora davanti. Di Legge deve alzare forse bandiera bianca, ma ci proverà fino all'ultimo, esce veramente fortissimo dalla 8, si affianca addirittura in arrivo alla 9, percorre da qua all'esterno, molto molto difficile, molto molto pericoloso, lo sa Stem, lo sa Di Legge che tiene giù, forse va anche fuori pista, arriva il contatto, Stem quasi si gira, ma passa all'esterno incredibilmente Di Legge, che allora va a prendersi questa vittoria in maniera del tutto meritata.
con un sorpasso incredibile la penultima curva dell'ultimo giro, arriva a seconda posizione per Sdem, terzo Mattia Metrano che allora conclude il podio beffando giusto l'ultimo giro Fit Flaminio, transita in quinta posizione poi Lopensky, Giovi, Z Pro Mauro, Marco Gano e il Tia Prince, ma cosa ha fatto di legge alla curva 9, un sorpasso all'esterno incredibile con il contatto che è arrivato sì con Sdem, è riuscito alla fine a mantenere anche dentro il limite della pista la sua vettura, un sorpasso da incorniciare, forse questo veramente è il sorpasso della gara senza dubbio da parte di legge, una manovra incredibile, si è fidato totalmente delle sue capacità, delle capacità della vettura, ma lui sapeva che oggi questa vittoria se l'era meritata, se la doveva prendere, doveva capitalizzare, era il momento della svolta del campionato, così è stato per legge e adesso si affronta la seconda metà di stagione con un'altra motivazione, con un altro tipo di approccio. Sì, se non avessi visto il sorpasso di Alesi l'altro giorno direi che questo qua è il sorpasso dell'anno. Non sarà il sorpasso dell'anno probabilmente, ma sarà un sorpasso che rimarrà nella storia della Master League. Sicuramente saranno immagini che rivedremo in futuro a ripetizione, perché non ricordo una gara decisa alla penultima curva da veramente tanto tempo. Pensavo che Di Legge potesse alzare bandiera bianca, comunque anche una seconda posizione era oro per lui visto lo Zero DJ Sport, ma invece no, invece ha rischiato il tutto per tutto e alla fine ha pagato. Io approfitterei del Fit Focus appunto per farlo rivedere, molto molto bello infatti, perché sono arrivati proprio appaiati, la telecamera staccherà in questi istanti, eccola qui, appena compare la sagoma di legge a sinistra. E Sdem non se l'aspettava un di legge, che di legge uscisse da lì, diciamo c'è stato più un gesto di una reazione, infatti non sembra esserci un vero e proprio contatto, vediamo tra poco comparirà la vettura di legge, eccola qui, non sembra esserci un vero e proprio contatto, è più una reazione di Sdem come per dire oddio ma chi è, cioè come se non se l'aspettasse in un certo senso, quindi ottima freddezza comunque anche da parte del pilota McLaren, bel sorpasso da parte di legge che ha sorpreso tutti noi Sdem e immagino anche il pubblico. Incredibile, come Gallians, io pensavo che dopo il sorpasso di curva 4 sì, che ci riprovasse in curva 6, molto difficile all'esterno, però sì, che ci provasse, mai avrei immaginato un'uscita così forte da curva 8, dalla chicane della 8, per poi riproporsi la 9, ovviamente una volta che sei affiancato all'ultimo giro, lì il sorpasso lo provi, lo devi tentare, cercando ovviamente di rimanere in pista, di non buttare all'aria il risultato, che comunque sarebbe stato ovviamente positivo da parte di legge, contando appunto il ritiro di G-Sport. Ma ovviamente questo glielo chiederemo poi nel nostro salutino post-gara, per andare ad analizzare quelli che sono stati ovviamente gli ultimi attimi della gara, perché se andassimo a prendere in considerazione tutto il Gran Premio, probabilmente rimarremo a parlare fino a l'una di notte, perché è successo veramente di tutto quest'oggi, e l'ultimo sorpasso, l'ultima manovra da parte di legge è semplicemente la ciliegina sulla torta in quella che è stata una gara veramente molto divertente e appassionante da seguire. Quindi Gallians, con la tua approvazione, io direi che possiamo dare ai nostri ospiti appuntamento tra qualche minuto nel nostro salottino per raccogliere le impressioni post-gara da parte dei primi tre classificati. Tra poco! Ci sono, arrivo, eccoci qua! Ciao Don Roberto! E allora, state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa! Ci vuole un qualcosa di forte, bene! Questa è una proposta, ciò! State bene attenti! Un prodotto unico!
è bello, lo senti, ti dà i brividi, ti dà gioia. Questo prodotto è una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 39, 20 euro. È resistente negli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati Aldo, soffermati su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, diverse, fa abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, anti-invernale. La mettete col jeans, il pantalone elegante, va bene. Ce n'è una, viene Aldo, seguimi. Abbiamo la grigia, tinturita, la vinaccia e quella bianca, bene? Quando vi siederete direte, no babbo, non è possibile, no babbo! E invece sì, respira questa, è chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile. Ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia. Bentornati all'interno della live, nel nostro salottino per raccogliere le impressioni post-gara dei primi tre classificati. Ovviamente parliamo di Dilegge, Ametrano e la seconda posizione ottenuta da Asdem. Io direi di partire proprio dalla terza posizione ottenuta da Mattia Ametrano. Una gara tra alti e bassi, sei stato più volte anche alla guida del gruppone, poi inspiegabilmente verso la fine non abbiamo visto il momento clou, forse un errore abbiamo ipotizzato in live, sei scivolato in quarta posizione per poi riprendere il podio ai danni di Flaminio proprio all'interno dell'ultimo giro. Dici un po' cosa è successo nella tua gara e proprio poi cosa è successo in quell'occasione in cui in un giro ti hanno sorpassato due vetture. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, parto dalla qualifica dove avevamo visto tutti che pioveva a metà qualifica, quindi sapevamo tutti che avevamo solo due tentativi, non sono andati benissimo, ma comunque P2 ce l'ho fatta a farla e
era buono partire davanti. E per il resto, gara buona, abbastanza tranquilla, in gestione fra me e Luigi, in collaborazione. E poi è arrivato il momento clou dove Simone ha provato a passargli e per lasciargli un po' di spazio, se no spaccavo l'ala, e mi ha passato pure Manuel. E ecco il motivo per cui ho perso due posizioni in un lampo. E da lì niente, Manuel si gira davanti a noi e fortunatamente, miracolosamente, non sono morto, non so come. E poi da lì, vabbè, meno male è entrata subito la safety, che sono entrato ai box a cambiare l'ala e a mettere la rossa. E però cambiando l'ala, Luca mi aveva ripassato ed ero molto nervoso e ho detto il podio devo prenderlo assolutamente. E fortunatamente all'ultimo giro io ho tirato, cioè sono uscito fortissimo dall'ultima curva, io ho tirato la staccata e sono riuscito a passare. E per il resto niente, gara buona, tranquilla, il passo non era male, abbiamo fatto un po' a cambio fra me e Luigi, un po' lui un po' io davanti per tirare il gruppo, ma tanto era inutile perché scappare è impossibile, quindi era tutta una gara in gestione fino a, poi all'ultimo, vabbè, è successo quel che è successo e tutti hanno visto insomma com'è andata. Perfetto. Ale, tu hai qualche domanda da porre a Mattia? Sì, innanzitutto gli faccio i complimenti sia per il podio sia per aver ripetuto il trend positivo che aveva iniziato alla fine del 2022, quindi si è confermato. E date queste evidenze, volevo chiedergli qual era il suo obiettivo in termini di classifica a questo punto? Ma diciamo i primi quattro, dai. Obiettivo primi quattro, rientrare nei quattro e quell'obiettivo lì. Beh dai, che fare più po' di possibile e magari vincere gare più possibile. Ecco, sarà difficile, ma ci provo. Sì, che poi vorrebbe dire probabilmente qualificarsi per le finals, quindi comunque certamente una top 4 in master non sarebbe male. No, il passo c'è. È difficile vincere, ma il passo c'è, quindi prima o poi girerà pure a me. Beh, sei stato vicino più volte quest'anno comunque la vittoria. Sì, quindi sì. La via è quella giusta. La vittoria è lì. Passiamo allora... Complimenti a Luigi che, insomma, top. All'ultimo giro top davvero. E tu eri tra l'altro lì, avevi la posizione di riserva. Lo vissi bene, infatti facevo grande passi e ce la fa. Non ho visto il contatto benissimo, ho visto Sdem un po' scodare, ma non lo so come è andata benissimo, però insomma è ultimo giro, ultima curva, battaglia da pista e penso che non ci sia niente di strano. E adesso glielo chiediamo, ti ringraziamo Mattia Medrano per ovviamente lo spettacolo che ci ha regalato in pista e poi questo post gara, mentre passiamo a Sdem, secondo classificato, fresco vincitore come abbiamo detto più volte all'interno della live nel round precedente, nell'ottavo round di Silverstone. Raccontaci un po' invece quello che è stato il tuo gran premio e soprattutto ovviamente quello che è successo poi l'ultimo giro, che c'è stato qualcosa di incredibile, ho visto poi della live tutto quello che è successo, raccontaci un po' le tue impressioni. Le impressioni... C'è un po' da dire, ecco. Allora, innanzitutto sono contento del podio che ho fatto, il secondo podio, perché provengo dalla vittoria di Silverstone che non ci credevo nemmeno io, e qua ho sfiorato la vittoria reale, però è andata così. Infatti diciamo che sono partito alla mia maniera, sono rimasto dietro a Luigi e Mattia, poi ho visto che c'era J-Sport che era un missile, sia in trazione che in accelerazione, ha continuato a dare tutto e di tutto, poi ho visto che ha fatto doppia sosta e quindi un po' mi ha sorpreso, ecco, e poi niente, tra l'altro... Per due volte sono stato centrato da Manuel Juve, non so se è un errore mio o un errore suo, ma sempre nella stessa curva, io facevo sempre la traiettoria larga proprio per due volte mi ha centrato e ho cercato poi di recuperare il gap tra i primi due. Poi ho visto che Jay si era ritirato assieme a Manuel e lì per lì ho messo la rossa come tutti.
e ho cercato, diciamo, di provare a attaccare Luigi all'ultimo giro, cioè cercavo di rimanere lì vicino per poi sperrare l'attacco finale nell'ultimo giro, come penso tutti farebbero. Il problema è che era cioè anche lui una freccia sul dritto, perché sia io con DRS e Hertz non riuscivo a passarlo. Infatti poi quando sono riuscito ad affiancarlo a curva 3 ho cercato poi di utilizzare il DRS, ma lui anche senza DRS ne aveva tantissimo, e poi nel terzo settore ha provato sorpassi in cui, diciamo, non mi aspettavo. E poi siamo arrivati all'ultima curva, un po' come Lorenzo e Valentino Rossi nel 2009 a Catalogna, e ci siamo toccati, cioè io ho sentito una toccata, poi non so, lì per lì un po' ero un po' frustrato dalla rabbia, perché ce l'avevo lì la vittoria e ci siamo toccati. Adesso poi andrò a rivedere e poi valuterò un attimo cosa fare. Ecco, comunque, ecco, è stata una bella gara. Ale, tutto tuo. Sì, vabbè, innanzitutto volevo dirgli che adesso magari è un pochino più alta la... Non la felicità, ma la disfelicità, la delusione. Però secondo me hai fatto una bellissima gara, come hai detto tu, secondo podio. Se adesso appunto sei un pochino deluso, secondo me tra qualche giorno capirai che invece hai fatto una grandissima gara, che va benissimo così. Detto questo, la domanda purtroppo devo fartela è: se passato in curva 4 ti sei detto tra te e te, ok, ho fatto la seconda vittoria, ormai è fatta? Purtroppo sì, me la sono fatta, perché ho detto adesso non mi può più passare. Invece poi ho visto le frecce rosse che sbucavano, io mi sono detto ma Jay è fuori, penso che un secondo posto gli andrà bene, però comunque è gara, è sempre gara ed è giusto provarci, anche a provare a casa più punti. E diciamo che lì per lì, quando ho superato in curva 4, ho detto ok, è fatta, perché penso che non mi passerà più, invece mi ha passato e via, è andata così e amen. Ringraziamo Sdem, rinnoviamo i complimenti. Grazie. Per avere una gran gara. Sdem mi ha passato. Andiamo a intervistare allora il primo classificato, andiamo a manifestare Luigi Di Legge. Ci sei, Luigi? Sì, sì. Allora, raccontaci un po' tu, poi ovviamente abbiamo sentito una versione di Sdem, vogliamo sentire poi anche quello che è il tuo punto di vista sulle fasi finali del Gran Premio, tra la carambola generale dopo la testa coda di Manuel Juve e poi ovviamente quell'ultimo giro di fuoco che ci avete regalato tu e Sdem. Ma niente, contento per la prima pole storica sul sito, la cercavo da 8-9 anni, è arrivata oggi. E per il resto prendo e copio carta carbone quello che ha detto a Metrano, perché siamo stati a braccetto tutto il tempo, quindi fino al botto di Manuel con Jacopo stavamo uno davanti all'altro, quindi nulla da dire, riprendo quello che ha detto lui, anzi gli faccio i complimenti perché aveva un bel passo. E poi Sdem dopo la safety car si è tuffato in curva 4, 3 scusa, cioè se lui mi fa la morale a me, io allora che devo dire? Si è tuffato che manco c'aveva le ruote appaiate, allora vale tutto. Poi a me onestamente di perdere sta gara non mandava, per come era andata non ci stavo, ho spremuto tutto, sapevo che ero uno dei più scarichi in pista, appena ho visto che lui sul dritto stava plafonato sono andato dritto e mi sono buttato, ho detto tanto io lo spazio lo lascio, quindi se la manovra riesce lo stesso, pulita. Se lui va in testa coda la colpa è la sua, perché io lo spazio lo lascio e ho vinto. Onestamente non so troppo da dire, cioè il sorpasso è pulito, e semmai se possiamo recriminare qualcosa so io che devo recriminare il suo in curva 3, si è tuffato che non stava nemmeno appaiato, se io facevo la curva lo prendevo pieno, quindi sta lì. Per il resto mi spiace per Jacopo, ma io ho 25 punti che mi mancano da Silverstone, quindi me li prendo tutti. E niente, la fortuna gira, oggi è andata male a lui, speriamo che non vada male più a nessuno, né a me né a lui, perché onestamente so quanto brucia, e avanti così fino alla fine. Perfetto, beh sì, oggi quel contatto lì con Manuel Juve, ovviamente totalmente fortuito, è stata una bella carambola. Fortunato Mattia, come ha detto anche lui, a riuscire a proseguire la gara. Molto sfortunato Jay a trovarsi lì in mezzo e non poter sfruttare la trasparenza che non è venuta
e quindi poi è andato a collidere con la vettura di Mano Juve e poi Mattia Metrano che ha condotto il ritiro. Molto molto sfortunato Jay. Del resto la fortuna gira, come dici tu, più volte ti è andata male a te quest'anno, oggi è andata male a lui. Speriamo si sia equilibrata, che possiate giocarvela alla pari per il resto del campionato. Ale, lascio a te il buon Luigi. Innanzitutto complimenti per, sia per la vittoria della gara sia per la prima pole position, che so quanto ci tenevi. E la domanda è abbastanza semplice, o almeno la domanda è abbastanza scontata, semplice magari no, perché se Jay non avesse fatto quell'errore con le gomme soft, secondo te come sarebbe andata a finire? Allora, controllavamo il passo giro per giro con Metrano, ecco l'ingegnere di vista, e secondo me sarebbe rientrato nel traffico, avrebbe fatto fatica a sorpassare, però sai, davanti ci arrivava, il podio lo prendeva, poi primo, secondo, terzo stava a noi, ma a risalirli risaliva. Il problema è che avrebbe dovuto superare tutto il gruppone che era compatto col DRS, e quindi non lo so, poteva tornare su sicuramente. La vittoria non lo so, perché ultimamente lui dopo 10 giri la gomma rossa aveva platonato i tempi della bianca, quindi non lo so, gli ultimi 5-6 giri avrebbe fatto comunque secondo me un po' più di fatica. Ok, allora ancora complimenti, e direi che possiamo passare a Matteo per nominare il driver of the day. Driver of the day, che è stata una sentenza, ha visto trionfare con il 60% delle preferenze il buon Luigi Di Legge, che non solo trionfa sul capo ma anche da casa il pubblico ha scelto come driver, come pilota di giornata, lo stesso Luigi Di Legge, che dunque si porta a casa due coppe quest'oggi. E rinnoviamo i complimenti, anch'io ho votato per Luigi Di Legge personalmente, a posteriori posso rivelare quella che è stata la mia scelta, e dunque è stato eletto anche driver of the day. Quindi ancora una volta complimenti, complimenti a Luigi Di Legge e complimenti anche a tutti gli altri piloti che hanno concluso sul podio. Grazie Matteo, poi il bonifico arriva dopo, eh. Allora, adesso rinnoviamo allora appuntamento a quello che sarà l'appuntamento di domani con la Prime, giusto Ale? Sì, in Ungheria. Dunque va a fare da pioniere la categoria cadetta in Ungheria per andare a concludere poi la settimana di campionati del Formula Italian Team, sempre al solito orario, venerdì 21:30 per la categoria Prime, in cui il nostro buon Alessandro Galliano, fresco vincitore in Austria, andrà di nuovo a figurare in pista. Quindi vi auguriamo una buonanotte e un buon proseguimento di serata. Da Matteo Conge è tutto, ci vediamo domani sera, a presto, buonanotte. Buonanotte.